Allora, se ci siamo, riprendiamo, se ci possiamo sedere. Cogliere le provocazioni di quella, che quella è Me mezzo l'hanno detto, me politica, l'hanno è detto. una che lo fa per Me mestiere l'ha detto Anna questo. Maria, ha detto che ha Bravo. puntato il fucile a un vicino. Esatto, Sì, ma io una infatti non l'ho mezza raccolta, la mazzola. vedevo pure ringraziata. Bravo, bravo. Però è una che viene per provocare, l'ho Ah, detto. sì, ma non ti Quindi preoccupare. con Sì, va quello, bene. col sorriso Ma sempre. io così sto, perché l'ho notato. E se vogliamo ricominciare? Grazie. Abbiamo dei tempi da rispettare, ci manteniamo anche abbastanza larghi. Siamo molto stressati come agricoltori naturali, però comunque chi aspetta la diretta su streaming, insomma, è giusto che non lo facciamo tardare troppo. Allora, ricominciamo, continuiamo con le nostre carrellate di immagini, di problematiche e anche di soluzioni che stanno venendo fuori da questo corso, perché un incontro del genere, dicevo, è importante promuoverlo, è importante organizzarlo e io mi ritroverei sempre ad ogni momento a ringraziare chi ha organizzato questo corso, chi è partito veramente dai minimi organizzando tutto questo corso perché in parte ho seguito i lavori e so che è stato molto complicato, molto complesso. Sì, come si ringraziamento poi viene anche chi l'ha permesso e chi l'ha finanziato e tutti voi che siete presenti e chi segue, però veramente il lavoro è stato enorme e lo condivido pienamente per l'organizzazione, per i titoli che proponevo, poi venivano cambiati, poi bisognava mettere un'altra cosa, poi una cosa non andava bene, un'altra cosa non andava di là. E c'è stata anche molta fatica in questo, non è che tutto è facile, però sono contento di essere qua, sono contento di poter parlare di questi argomenti che ci sono tanto tanto cari. Le classi di tossicità dei fitofarmaci, queste sono le classi di tossicità attuali. Dal 2015 ci saranno dei cambiamenti di queste etichette. Non è importante che tutti noi le conosciamo e che sappiamo precisamente cosa c'è e cosa succederà, però è importante sapere che dietro queste semplicissime etichette si nascondono, insomma, delle sostanze abbastanza pericolose. La prima qua alla vostra destra c'è scritto sostanza non classificata. Non classificata significa che è una sostanza che non dovrebbe, non dà e non dovrebbe dare problemi, quindi è una sostanza molto innocua. Tra queste sostanze non classificate, per esempio, c'è il solfato di rame, la poltiglia bordolese, lo zolfo, che sono anche prodotti ammessi in agricoltura biologica. Poi cominciano con irritante di grado superiore, tossico e molto tossico. Già un prodotto del genere che dice l'etichetta irritante, per istinto si pensa che questo prodotto possa produrre delle irritazioni sulle mani. E qualcuno dice, vabbè, ma a me non mi fa niente perché ho la pelle dura. E dietro quell'indicazione di irritante in realtà si nasconde un prodotto già molto velenoso, molto tossico, molto potente, che fa male a tutti, a chi prima e a chi dopo. Quindi già un prodotto irritante va utilizzato con le mascherine, già un prodotto che va utilizzato con la massima attenzione. Poi fino ad arrivare a quelli tossici o molto tossici, che addirittura sono sostanze veramente pericolosissime. E tra l'altro sono quelle che vengono vendute con il patentino famoso. Il patentino e queste sostanze saranno riviste nel 2015, saranno perché la Comunità Europea ha proposto un pacchetto che si chiama pacchetto di Serbanti, una cosa del genere, pacchetto di fitofarmaci, che mette un po' in discussione tutti questi prodotti. Le novità non sono ancora uscite, quindi non ve le posso proporre, però vi dico che ci saranno dei cambiamenti. I cambiamenti, come al solito, genereranno un po' di confusione, perché poi ci sono i prodotti vecchi che devono essere smaltiti entro 2 anni con queste etichette e nello stesso momento ci sono i prodotti nuovi con altre etichette che dovremo un po' imparare a conoscerle. Di sicuro c'è che saranno più restrittivi i permessi per la vendita di questi prodotti e anche i permessi per il rilascio di patentini, perché per avere i patentini bisogna fare un corso che si spera sia fatto in modo serio e non sia fatto via internet, come spesso succede, e che il corso sia fatto e sia, poi questi patentini siano utilizzati con responsabilità. Un piccolo elenco, al momento in Italia ci sono 312 sostanze attive,
312 sostanze chimiche che opportunamente lavorate, miscelate, addizionate, eccetera, eccetera, producono 1900 preparati. Tanti sono i prodotti attualmente utilizzabili, tra fungicidi, erbicidi, acaricidi, diserbanti, fitoregolatori e tutto. 1900 preparati. Io credo che anche un farmacista o uno del mestiere potrebbe avere problemi a distinguerli. Nel dubbio è meglio andarci cauti, il consiglio che vi posso dare. Sono tantissimi, ma sono tutti figli della stessa madre. Sono tutti pericolosi, insomma. Sono sostanze che veramente in natura difficilmente entrano nel circolo degli elementi. Non sono tutti come lo zolfo, che entra nel circolo dello zolfo, o come il rame, che è tossico per i molluschi, per alcuni insetti, si accumula nel terreno, ma è pur sempre rame. Però queste sostanze qua, di questi 1900, la maggior parte sono sostanze nuove a tutte le forme di vita. Sono sostanze artificiali, che non si degradano, si accumulano e possono creare problemi. Altri dati, a livello mondiale il 45% circa della spesa sostenuta dagli agricoltori per l'acquisto di fitofarmaci è destinata agli erbicidi. E già qua c'è qualche dato che va a confrontarsi con quello che stavo parlando con alcuni di noi durante le pause. Cioè che ci sono alcuni che hanno delle aziende e devono sostenere dei costi enormi per queste aziende per l'acquisto di questa roba, di questi prodotti. Il 45% è quasi la metà. Se la metà lo spendiamo per comprare erbicidi e tutto il resto come lo facciamo a sostenere, visto che le potature, le giornate e tutti gli altri trattamenti e le lavorazioni sono necessarie? Ridurre. Come? Col sistema integrato, lotta integrata, monitoraggio, sfalcio dell'erba anziché taglio, e monitoraggio delle malattie, monitoraggio degli insetti, monitoraggio delle infestazioni. Non trattare a calendario, come dicevamo prima, come purtroppo ancora molte aziende fanno, trattano a calendario, decidono su un calendario quando trattare, si va e si tratta indistintamente se c'è bisogno o no. Se non c'è bisogno, hai sprecato dei soldi di prodotto, hai inquinato l'ambiente e hai anche perso del tempo. Quindi va mirata l'utilizzazione per ridurre la spesa. Il loro consumo di questi prodotti, la maggior parte, è diffuso in Europa e in America settentrionale. Soprattutto interessa le grandi colture erbacee. Grandi colture erbacee talmente grandi che vengono trattate con gli aerei, con piccoli aerei che spargono diserbanti. E perché ho scoperto che gli aerei non è che si usano solo perché devono interessare grandi superfici, ma si usano anche perché trattare il mais quando ha raggiunto un'altezza di 1,50 m o 2 metri non può essere fatta con un mezzo da terra, non ci possono passare i trattori perché è troppo alto e quindi è più conveniente affittare uno di questi piccoli aerei che passano sopra le piantagioni trattandole, perché la pianta di mais quando raggiunge 2 metri può avere attacchi di funghi che bloccano la crescita della spiga, può essere attaccato da insetti che possono procurare danni alla spiga stessa e così via. E si fanno questi trattamenti. Anche queste aziende stanno cercando di fare attenzione perché i trattamenti costano e quindi chi è più attento alle proprie politiche aziendali mira a fare i trattamenti solo in caso di necessità e non più a calendario. Passare da calendario a casi effettivi di necessità comporta grandi vantaggi di costi, come dicevo prima, e di salute e di qualità del prodotto. In Italia la superficie coltivata è circa, non l'ho scritto ma ve lo dico a voce, circa 13 milioni di ettari, di questi almeno 5 milioni, quasi la metà, sono trattati con diserbanti chimici. Ed è tantissimo, sono dati Istat questi qua, non so quanto possono essere o meno discutibili, però vi posso dire che ad occhio io credo che ci siamo e siamo lì. Credo che la superficie possa essere anche maggiore di 5 milioni di ettari, credo che questo dato lo accettiamo per difetto, quindi è inferiore alla verità, sicuramente saranno di più e non di meno, perché basta confrontare il fatto che se le superfici sono 13 milioni di ettari, solo 5 sono trattati, gli altri dovrebbero essere tutti biologico, e non è così, gli altri non sono tutti biologico. Secondo statistiche Istat, in Italia per ogni ettaro di superficie coltivata vengono impiegati 13 kg di diserbanti e insetticidi.
Questo solo nell'86 sono state utilizzate 200.000 tonnellate di pesticidi. È strano che non ci siano, o almeno può darsi pure che non è tanto strano, non ho trovato dati recenti. Ci sono dei dati di quasi 40 anni fa. 40 anni fa usavano 200.000 tonnellate all'anno solo in Italia. È una quantità enorme, esagerata, sicuramente esagerata, più del necessario, tanto per cambiare. Non c'erano bisogno di 200.000 tonnellate per fare l'agricoltura che si faceva in Italia. Oggi quelle tonnellate purtroppo saranno di più e gli effetti sono quelli di cui stiamo parlando. 13 kg di roba per un ettaro è troppo, è tantissimo, anche ad occhio. 13 kg di quelle sostanze in un ettaro, anche ad occhio, sono troppe, perché quelle sostanze sono molto efficaci e molto concentrate. E le concentrazioni consigliate sono sempre superiori alla reale efficacia. Si possono usare anche dosi minori, però si ha paura di non utilizzare la dose consigliata, si ha paura che poi l'effetto non sia quello desiderato e si ha paura di perdere il raccolto, per cui nella paura, anziché tirare con la siringa, come dicevo prima, si fa con i bicchieri di vino e si dice, vabbè, mezzo bicchiere in più, passa lo stesso. Ma purtroppo il prodotto rimane e non è acqua fresca. Per piccole o grandi aziende che siano, il consiglio è sempre invece di lotta integrata, mirare gli interventi e affidarsi ad altri sistemi. Che fare lotta integrata non significa per forza fare l'agricoltura naturale alla Fukuoka. Non è che dobbiamo essere tutti tanto bravi da arrivare a quel livello, però già migliorare le proprie condizioni, migliorare le proprie spese di acquisto di questi prodotti già è tantissimo, già possono essere dei vantaggi. I diserbanti, riassumendo, il glifosato è fortemente nocivo per la salute umana e può accumularsi e persistere nel terreno per diversi anni. Glifosato moderno esiste, c'è e sta nel terreno per diversi anni. Ecco perché troviamo quelle chiazze di terreno senza erba o quei punti in cui è stato diserbato talmente tanto che non cresce più niente per diversi anni. Distrugge i microrganismi utili ed essenziali per la vita delle piante e favorisce la proliferazione di agenti patogeni che causano malattie delle piante all'uomo. Guarda caso, cosa fa questa sostanza? Distrugge tutto. Ma poi tra quelli che non vogliamo ne vengono fuori alcuni resistenti. Si comporta un po' come gli antibiotici sul corpo umano. L'antibiotico, antibiotico, antivita significa distrugge tutto, buoni e cattivi. Tra i cattivi distrugge quelli che in quel momento ci hanno causato un problema. Poi l'organismo cerca di riprodurre tutti i buoni, ma può succedere che si riproducano anche dei cattivi resistenti agli antibiotici. È stato già provato, tante volte è stato visto che negli ospedali e in altre strutture del genere, a furia di pulire sempre con dei disinfettanti, si sono sviluppati dei microrganismi resistenti ai disinfettanti. Perché li hanno disinfettati tante quelle volte che lì ce ne sono, magari alla prima volta ne è scappato uno, poi ne sono scappati due, si sono riprodotti e siccome quei due che erano scappati erano resistenti, cioè non erano stati uccisi da quel disinfettante, alla fine sono diventati così forti e così pericolosi che durante le operazioni chirurgiche a volte si rischia di avere infezioni, si dice, da intervento chirurgico, perché negli attrezzi, nel locale, dappertutto in quei posti ci possono essere dei batteri, dei microrganismi potentissimi, resistentissimi a quei disinfettanti che già erano forti e erano potenti. Quindi la natura si svincola dagli obblighi e dalle costrizioni. Allo stesso modo i diserbanti nel terreno ammazzano tutto, ma poi qualcuno rimane e quel qualcuno che rimane crea più danni di tutti quegli altri che erano stati eliminati prima. Secondo le normative europee, la presenza di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua e nei terreni circostanti in un'azienda agricola implica il diniego o ritiro della certificazione biologica delle aziende agropastorali interessate dal o al percorso biologico. Qua già cominciamo ad avvicinarci al problema delle distanze e quelle domande che erano venute fuori già dal primo giorno. Cioè, non è che si può diserbare all'impazzata dappertutto, non si può diserbare dove ci sono i canali di scolo. E questa foto mostra proprio l'ANAS o chi per conto proprio ha diserbato lungo le strade con i canali di scolo, sia qui che nella foto a destra. Perché se si diserba nel canale di scolo basta un poco di pioggia o alla prima pioggia, quando sarà, tanti prodotti restano accumulati e viene portato poi in circolo nelle acque piovane. Purtroppo questo già è un inizio di qualche cosa che non dovrebbe esistere, è già molto molto discutibile.
Eccola qua. Allora, la prevenzione della contaminazione da prodotti fitosanitari. Cosa abbiamo trovato? Grazie a Brian e alcune persone che sono interessate in questa direzione. Allora, la regione Puglia, l'assessorato alle risorse agroalimentari per i servizi di sviluppo agricolo, ha fatto una guida per gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e a pagina 39 dice: per quanto attiene la sicurezza ambientale delle persone, occorre tenere presente anche dei fenomeni di contaminazione da prodotti fitosanitari di tipo diffuso, come deriva e ruscellamento. Spiego subito, deriva significa diffusione nell'aria, quello che viene diffuso come se fosse aerosol. Ruscellamento è facile intuire attraverso l'acqua che ruscella sul terreno scolando. Non ci deve essere per forza il ruscello di montagna, basta pure l'acqua che passa in un terreno in pendenza da quello superiore al terreno in pendenza che si trova in basso, a quello inferiore. Qualsiasi forma di percolamento dell'acqua in superficie si chiama ruscellamento. In ogni caso è opportuno non trattare nelle aree di rispetto relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano. Attenzione, adesso viene una cosa importante. La legge prevede infatti che intorno a pozzi o sorgenti di acque destinate al consumo umano è vietato eseguire qualunque tipo di trattamento con prodotti fitosanitari entro un raggio di 200 metri, se non diversamente specificato da leggi regionali e provinciali. È cavilloso, questa è roba per avvocati, solo loro possono divertirsi con questa storia. Però possiamo desumere facilmente che c'è un'indicazione, ti dice che a 200 metri dai pozzi e dalle sorgenti non si può prendere. In Puglia sorgenti non ce ne sono tante, ci sono i pozzi, ma c'è una cosa molto interessante. Tanta acqua viene presa dal tetto delle case e riempite la cisterna. Quello è una presa d'acqua a tutti gli effetti. Ecco perché vi dico che questi casi sono al limite della resistenza, al limite della sopportazione, perché basta che qualcuno, insomma, perda la pazienza e tira fuori una storia del genere in tribunale, poi io sfido qualsiasi giudice che non dia ragione a chi prende l'acqua dal proprio tetto e finisce nella propria cisterna se non ha diritto per 200 metri che nessuno gli deve diserbare. Cosa prende quello dal tetto? Prende acqua per uso umano. E certo, più uso umano di prendere l'acqua e metterla nell'orto, più umano di quello, non è che per forza te la devi bere. Comunque se ti lavi il viso, la usi nel bagno per lavare la casa stessa, qualsiasi uso che si fa dell'acqua, è sempre per uso umano. La legge è sibillina, furbastri un po', perché dicono uso umano? Perché se la dai da bere agli animali gli fa male o gli fa bene e poi dopo di quegli animali ne mangi la carne. È sempre acqua ed è sempre utilizzata con delle molecole che non sono biodegradabili ma passano da un individuo all'altro. Quindi la legge c'è un inizio, è un piccolo abbozzo, secondo me è proprio un embrione che è venuto fuori questo decreto legge 152.06 del 2006, l'articolo 94. Però poi dice un'altra cosa, se non diversamente specificato da leggi regionali e provinciali. Ecco qua l'altro problema, bisogna andare a vedere ogni provincia e ogni regione che cosa poi ha aggiunto o tolto a questa legge qui. Di fatto c'è che il prelievo dell'acqua, per me, ripeto, e credo che chiunque dia ragione, il prelievo dell'acqua è una cosa sacra. Che avvenga in una sorgente, in un pozzo, su un tetto, è sacro. È una raccolta d'acqua, in un ambiente difficile è più importante la raccolta d'acqua, tutelare la raccolta d'acqua, piuttosto che spargere quella roba. E i famosi 200 metri di rispetto ci devono essere. Quindi, visto che qua l'acqua si raccoglie in parecchi punti su cisterne, tetti, grondaie, terrazze e quant'altro, è una cosa da tenere in considerazione. Perché ho visto che nei 200 metri non ci sono quasi da nessuna parte, dato che i campi sono spesso vicini, sono adiacenti. Spesso il campo stesso è 200 metri. Per cui se c'è la cisterna al centro e l'altro di serbo, le distanze sono molto inferiori. C'è da fare attenzione. E dove si vuole arrivare? Dicevamo prima. Eccolo qua. Non ci sono limiti, non ci sono confini, perché questa storia qua, che è un articolo scritto in inglese, ve lo traduco velocemente, cosa ha fatto la Monsanto? La Monsanto ha brevettato questo patent con il simbolo cancelletto e il numero, è un brevetto. Ha brevettato delle api transgeniche che resistono al suo stesso diserbante. E secondo loro così hanno risolto i problemi del mondo. Dicono tanto, volete le api che resistono al diserbante, che vi lamentate tanto che le api muoiono con il diserbante, e mo ve le diamo noi le api resistenti, eccole qua.
No, non è importante che poi l'ape già raccoglie di tutto di più attraverso il polline e lo trasforma nel miele. Già le api che vanno raccogliendo a destra e a sinistra acchiappano di tutto indistintamente. Già il miele, attualmente il miele già rischia ed è pieno di sostanze nocive. Adesso facciamo pure le api transgeniche, così le sostanze nocive le possono pure portare direttamente senza che muoiano per la strada. È un brevetto. Non ci sono parole, perché si commenta da solo, credo. E cosa succede allora? La ricerca oggi mira a ridurre l'uso di questi composti, la ricerca parallela a quella di certe aziende, sintetizzandone di nuovo i più rispettosi dell'ambiente. Ci provano. Questa è una frase che viene lanciata come slogan ogni volta che esce un prodotto nuovo. Più rispettoso, bio, basta che mettono la parola bio, è già o eco, bio compatibile, eco sostenibile, sono parole abusate enormemente con cui si nasconde un sacco di roba. Studiando nuove formulazioni coadiuvanti, sperimentando bierbicidi come ad esempio l'aceto di vino o alcuni funghi parassiti di malerbe. Beh, questo sistema qui già è diverso perché è un sistema che si può fare anche, almeno l'aceto di vino si può fare anche in casa, però se questi sistemi venissero utilizzati con serietà a livello industriale, sicuramente facciamo dell'ottimo diserbante, perché non è detto... chiunque me ne può dire, che non c'è la possibilità di fare diserbanti con sostanze naturali. Non è che sulla terra mancano le molecole adatte. Solo che era più facile l'altro procedimento, promuovendo alcune buone pratiche agricole che mirano ad uso corretto dei composti erbicidi ammessi, a prevenirne il più possibile l'uso e a sostituirli con pratiche alternative. Ad esempio il piro di serbo. Eccolo qua, questa è un'altra alternativa. Alternativa. Siamo qui per parlare di alternative, non è che vogliamo fare tutti gli alternativi, però le alternative, scusate il pasticcio di parole, c'è. L'alternativa c'è. La tecnica alternativa del diserbo chimico per il controllo delle erbe infestanti in molte colture di reddito, frutteto, vigneto, ortive, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè si può usare dappertutto. Le pirodiserbatrici sono macchine, ma non solo macchine, sono anche strumenti, attrezzi che si possono portare in mano. Sono delle macchine o dei cannelli con un tubo e con la fiamma davanti. Ne vedremo qualcuno più avanti. Simile a sartiatrice, che non hanno zappette e o denti, ma montano piccoli bruciatori GPL. Queste macchine praticamente si montano dietro il trattore tale quale come si monta una fresa, ci sono dei cannelli che si accendono, sotto hanno delle fiamme che si regolano di intensità e di quantità e passando sulle coltivazioni scottano le piante che non desideriamo. Se la pianta, la coltivazione è centrale, ai lati ci sono i solchi, scottano tutto ciò che sta nei solchi, si regola la distanza, l'altezza, la profondità, l'intensità, e scottano solo le piante indesiderate, lasciando intatte quelle che a noi ci interessano. Vengono scottate, sì, consumi del GPL, consumi anche là dell'energia, però non lasci residuo, non lasci traccia di niente, a parte quell'anidride carbonica e qualche altra cosa dalla combustione. Però vuoi mettere il vantaggio del piro di serbo con quello delle sostanze chimiche nel terreno. Il terreno scottato solo in superficie, e solo le piantine che erano nate o le piantine erbacee o le piante erbacee che vuoi scottare rimangono nel terreno e formano humus intatte, pulite. Sono state scottate o bruciacchiate al massimo, ma formano humus sano, integro, senza nessun contaminante, non rimane niente. Questi espongono la fiamma ai tessuti cuticolari delle piante infestanti che non bruciano, ma vengono invece lessati, eccoli qua, vengono scottati. Così che le foglie e le altre parti verdi della pianta, non essendo più protette allo stato di cuticolo, portano rapidamente la pianta a morire per disidratazione. La scottano in superficie perché passa velocemente la macchina, la scottano, la pianta muore per disidratazione, però non lascia residui tossici di nessun tipo nel terreno. E sono relativi, ripeto, sono relativi quelli lasciati nell'aria. L'introduzione nell'azienda della tecnica piro di serbo nella gestione ordinaria di molte colture agricole è cosa importante non solo per l'azienda a conduzione biologica ma anche per quelle aziende che applicano l'agricoltura integrata e più in generale le tecniche a basso impatto ambientale. Molte aziende l'hanno fatto, lo stanno facendo e qualcuna è in via di conversione, perché alla fine dei conti, se si fanno un po' di calcoli con i costi, questo sistema non costa di più che utilizzare i soliti diserbanti. A livello, allora, questa è una macchina per un'azienda grande, per un'azienda piccola, dove l'attrezzo è questo qua. Sopra si vedono le bombole, la GPL.
con dei cannelli qua sopra, che bruciano solo nelle parti indicate che tu hai prestabilito della coltivazione. Utilizzate due macchine, una idonea sulle colture a piedi, frutta e vigne, e l'altra idonea per il trattamento in presepe o trapianto delle ortive. Queste macchine possono diserbare anche intorno alle, significa quella descrizione, anche intorno alle piante di vite, senza scottare la vite, o altre piccole piante come frutteti o altre piccole piante dell'orto. E poi ce ne sono una che mi è sfuggita di mettere, questo piro di serba si può fare con una bombola, una piccola bomboletta di gas portatile e un cannello lungo che arriva a terra per l'orto, per il giardino, per piccole superfici dove tu vuoi diserbare, scusate il termine, dove tu vuoi piro di serbare, dove vuoi togliere l'erba solo in una aiuola delimitata, in un muretto, sotto delle piante di ulivo, senza spargere sostanze tossiche. È fattibile e tra l'altro questo bomboletto e questo attrezzo viene venduto senza bisogno di nessun patentino. Lo possono fare tutti. Sì. Scusami, se puoi prendere il microfono così la sentono anche a casa. Queste piante piro diserbate, sì. Una volta che sono state piro diserbate non ripartono dalle radici? Sì, l'attenzione, se il piro diserbo viene fatto in una situazione del genere non ripartono perché lì sono piantine appena nate. Se vai a farlo in un prato dove ci sono piante già grandi, per esempio su una radice di un cardo o di cicorie, potrebbero ripartire. Lì ci sarebbe bisogno di aumentare un po' di più il tempo di scottatura. Questa è un'intuizione facilmente raggiungibile dalla pratica. Passi la prima volta, hai fatto in un momento, vedi che ricaccia, la prossima volta stai un po' di più. Stai un po' di più e stai tranquillo che non ricaccia. Solo dove serve, sono interventi mirati e vai a passare solo sulle piante che tu desideri. I rovi, per esempio. I rovi, stavo per domandare, i rovi? Certo, certo. Il rovo potrebbe ricacciare sulla radice, ma io... Sfido e invito a passare tre volte in un anno col piro di serbo sui rovi e poi col cavolo che riescono a cacciare. Proveremo. Perché dipende dalla persistenza nel tempo. Se tu lo fai solo una volta e te ne vai e si usciranno le piantine e le radici, ma se ci ritorni quando le piantine sono alte 20 cm, sicuramente vengono danneggiate al 95%. Al terzo ritorno distruggi quel 5% e i rovi non usciranno più. Naturalmente non ci puoi andare su un roveto, su una siepe grandissima, perché sennò procuri un incendio, potrebbe succedere un incendio. La prima volta il primo impatto sarà quello di tagliare la pianta, ridurla al livello del suolo. E poi piro di serva quando sboccia. E poi un'altra volta. Insistere. Tre passaggi all'anno. Si può innestare la rosa? Sul rovo? Non so se sul rovo va bene, so che potrebbe andare perché sono famiglie molto vicine, però il rovo poi è pollonante, quindi ricaccia. Anche il gelso rosso? No. Mia zia ha fatto. Sarei curioso di vederlo. Il gelso ha come linfa, c'ha il latte, è una boracea, c'ha il latte, e il rovo non ha latte, ha una linfa trasparente. No, forse è innestato il lampone, ma non il gelso. Il gelso e il rovo sono famiglie talmente lontane che neanche la... Sì, può essere lampone, sì, perché sono cose talmente lontane, neanche il laboratorio le possono fare. Sono molto diverse. Rosa sul rovo o rosa comune sul rosa canina, sì, però non è vantaggioso, è fattibile a breve termine e anche soddisfacente. Non è vantaggioso nel tempo perché sia la rosa canina sia il rovo cacciano polloni, emettono polloni e devi stare lì sempre a togliere i polloni. Poi la rosa canina almeno cresce, ingrossa il fusto, ma il rovo non ingrossa, per cui so bene che vivrà 2-3 anni e poi muore, perché si rinnova per polloni. Una pianta di rovo, pianta singola, non vive tanto a lungo, 2-3-4 anni. Si espande perché emette continuamente questi polloni che partono dalla base. Per cui l'innesto su uno di questi polloni ha vita breve. È una soddisfazione, è una pratica sicuramente fattibile, ma non durerà molto a lungo nel tempo. Quindi un diserbante veramente naturale, era già venuto fuori qualche giorno fa, a parte le capre che dicevo prima, che sembravano abbattute, ma in alcuni ambienti non sono affatto battute, ce n'è una ricetta che abbiamo trovato facendolo con 5 litri d'acqua, un chilo circa di sale e un litro e mezzo di aceto.
Si scioglie i 5 litri d'acqua anche calda, si scioglie il sale e poi quando si è raffreddato, diventa abbastanza tiepo, si aggiunge l'aceto. Sale, aceto e acqua possono fare un ottimo diserbante. Efficace perché l'aceto ha un forte potere di uccidere le erbacce ed è economico e naturale. Certo, usato con persistenza, a lungo e senza controllo, anche questo porta alla salinità, poi il sale si accumula nel terreno. Però in casi difficili, meglio utilizzare un po' di sale in più che molecole insomma, tanto estranee. Lo lascio ancora qualche secondo se qualcuno ci vuole dare un'occhiata. Per curiosità si può provare perché sicuramente è un sistema abbastanza innocuo. Anche per i rovi, credo che forse i rovi credo che li riesci a bruciare dopo averli tagliati, quando ricacciano li riesci a bruciare, però non sarà efficace sulla radice. Quindi la parte giovane dei rovi riesci a mantenerla abbastanza sotto controllo, però non lo distruggi completamente perché è la radice che ricaccia dei rovi. Il rovi è anche un pezzettino di radice che rimane tagliato, mezzo interrato e mezzo fuori, quella parte interrata fa le radici e la parte fuori fa le foglie. Il lentisco credo che non abbia bisogno di questo problema perché basta l'accetta. Lascia, lo tagli e poi ci metti un po' di acqua calda sul fusto tagliato, quando sta ricacciando. O piro di serbo, con la fiamma sul fusto, quando sta ricacciando. È talmente, poveretto, è talmente facile da uccidere che mi dispiace pure dirtelo. Sì. Il lentisco non è pianta della macchia, sì. E quando io dovevo tagliare dei pini mi hanno detto al comune basta che non danneggi il lentisco. No, piante della macchia. Sì, perché in alcuni ambienti è una pianta protetta perché permette la ricrescita della macchia mediterranea, sicuramente. Infatti il lentisco è una pianta sicuramente importantissima perché permette il rifugio, la nidificazione, la protezione a molti uccelli, molti animali. Il lentisco stesso permette la crescita, il germogliamento di alcune ghiande che poi crescendo fanno ombra e diventeranno alberi, formeranno un bosco. Quindi dipende dal contesto dove si trova questo lentisco. Sicuramente io mi volevo attenere a dare una risposta perché immagino che questa pianta, queste piante si trovino magari su un muro di un trullo. Esatto, e quindi stanno spaccando un muro di un trullo. Allora è una situazione veramente grave, dove intervenire e fare una scelta radicata, o il trullo o il lentisco. E allora forse è meglio prevalere il trullo perché i lentischi ce ne sono tanti, crescono da soli, i trulli non crescono da soli. E in quel caso, ma è un intervento veramente mirato e limitato, insomma, che con un taglio e con un po' di acqua calda o con il piro di serbo, anche in quel caso si riesce a estinguere. Lì la difficoltà è dovuta piuttosto al fatto che la pianta è inserita in qualche insenatura, però la radice nella parte distale non ha tanta possibilità di cacciare, di solito ricaccia al colletto, per cui scalzando delle pietre intorno al colletto e tagliandolo e poi scottandolo e chiudendolo di nuovo con il cemento, anche con questo sistema qui sicuramente il lentisco non c'è più. Anche senza scottare, basterebbe scavarlo un po', tagliarlo e coprirlo di cemento, però coprirlo con cemento buono, sigillandolo, non esce più. Prego. E dicevo, quindi, ripeto, è una pianta abbastanza facile da eliminare perché non è così resistente. Poi vediamo ancora un po'. Allora, abbiamo sì, due immagini con le conclusioni e poi ci sono le vostre domande e poi vorrei anticipare verbalmente la potatura che andremo a fare domani. La voglio anticipare, non perché oggi non ho da fare, perché la voglio anticipare in modo che qualcuno ha la possibilità di andare a documentarsi stasera su internet, parlarne, discuterne, cominciare a recepire questa idea. La voglio somministrare questa potatura in due momenti diversi perché mi rendo conto che intervenire su una pianta è complicato.
per chiunque. Intervenire su una pianta e fare operazioni sbagliato è un danno, è un danno per la pianta e una delusione per noi stessi, oltre che un costo anche economico o di tempo, se dipende se la facciamo fare o la facciamo noi, e poi perché io stesso volevo trovare un sistema di potatura naturale, per trovarlo ci ho messo 10 anni, per assumerlo, per assimilarlo ce ne ho messo altri 10. È stato difficile per me perché non ci credevo, dato che gli effetti della potatura non li vedi domani mattina, li vedi dopo alcuni mesi o alcuni anni, e dopo alcuni mesi, alcuni anni, con tutta la buona volontà che abbiamo, ci dimentichiamo di che cosa avevo fatto, perché ho tagliato quel ramo e perché non ho tagliato quell'altro, dato che non staremo in quei mesi, in quegli anni a pensare a quel lavoro che è stato effettuato. Quindi è qualcosa di particolare che va affrontato con gradualità. Allora, ma ci arriviamo tra un attimo. Oggi in Italia sono numerosi distretti agrari dedicati all'agricoltura sostenibile e legati alla morfologia del terreno, che caratterizzano la presenza di terrazzamenti come in Liguria e nelle Alpi, nelle valli appenniniche e sulle pendici dei monti siciliani. I muretti a secco, per esempio, i muretti a secco di solito sono tipici delle campagne pugliesi. Muretti a secchi, terrazzamenti e quant'altro sono sistemi escogitati dall'uomo per coltivare in zone difficili, e questi sistemi stessi sono stati dei sistemi di protezione del terreno. Sono stati dei sistemi che non solo hanno permesso l'agricoltura, ma hanno anche aiutato e favorito la protezione delle piante. Un caso proprio estremo, a Pantelleria si coltiva l'uva dolcissima, lo zibibbo di Pantelleria, non ad alberello, a filari o a tendoni come tutto il resto d'Italia e del mondo, si coltiva dentro delle buche circondate da pietre, e la pianta di vite è alta 40 cm da terra, come se fosse una pianta di cappero. È una condizione estrema, isola vulcanica, terreno nerissimo, super caldo, scottante, caldo, senza acqua, quindi è con il vento pieno di salsedine che passa da una parte all'altra dell'isola, quindi la pianta, se fosse mantenuta in alta, sarebbe bruciata dal vento che porta sale dal mare. Basso, a terra, protetto da pietre, dentro una conca, una fatica enorme pur di coltivare la vite. E coltivano una vite, lo zibibbo appunto, che è particolarissimo ed è buonissimo. Numerosi olivicoltori biologici, proprio in Puglia, ecco, queste sono delle cose incoraggianti, promuovono in proprio olio con la menzione speciale da Uliveti Secolari di Puglia e lavorano esclusivamente sulla base di un'agricoltura sostenibile. Sostenibile è un passo avanti, non è convenzionale, non è neanche agricoltura naturale, ma già è un passo avanti. E cosa fanno? Per promuovere il loro prodotto usano questo termine, Uliveti Secolari di Puglia, sì, ma agricoltura sostenibile. Si occupano di interventi conservativi del suolo, mantenere l'erba a terra, fare un po' di sacrificio in più, magari portando reti avanti e indietro, spostando le reti per la raccolta. Sì, fai dei sacrifici con le reti avanti e indietro, ma tu stai conservando il suolo è più prezioso delle olive che raccogli. Perché le olive le raccogli una volta all'anno, ma il suolo lo devi tenere tutto l'anno e la pianta deve crescerci tutto l'anno su quelle olive. Una bella rasata con un decespugliatore sotto le olive, prima della raccolta, però qualche tempo prima e poi anche prima della raccolta, perché non ci deve essere l'erba così, sennò poi restano le serpaglie, comunque una bella rasata sotto le olive e poi la distesa delle reti, sicuramente avvantaggia sia te che le piante. Nel tempo lungo, in periodi lunghi, all'inizio avrai fatica e fai fatica a raccogliere con le reti su e giù, però non spargi sostanze chimiche e la pianta si avvantaggia dell'humus che rimane sulle radici della pianta, senza danneggiarle né con aratura e né intossicandole con sostanze chimiche. C'è qualcuno che lo fa e ha già capito che questo può essere un vantaggio anche per la vendita dell'olio. Inerbimento controllato, eccolo qua, inerbimento controllato, trinciatura e sfalciatura, quello che stavo spiegando. Di evitare l'innescarsi di fenomeni erosivi, della riduzione della sostanza organica, della conservazione della biodiversità vegetale. Conservazione della biodiversità vegetale viene automaticamente nel momento in cui non diserbi, perché avrai un prato con specie vegetali sempre nuove, sempre diverse, e se sfalci neanche necessariamente sempre alte, ma ridurrai le dimensioni. Si riducono le dimensioni subito in 3 anni, indicativamente, da 1,20 m la prima volta che trovi l'erba, 1,20 m, dopo 3 anni se sfalci l'erba sarà 40-50 cm. È già un processo, è già un successo, è già un ottimo risultato, perché sfalcerai dell'erba più piccola, più bassa e non quella alta. Perché questo? Perché le erbe alte le hai sfalciate prima che liberavano i semi,
le basse avevano già liberato i semi. Quindi ogni volta che vai a sfalciare, togli quelle alte e lasci il tempo di liberare i semi a quelle basse. Io sono arrivato adesso ad avere in un campo, perché io faccio sperimentazione con mio padre, per mio padre, contro mio padre, che invece vuole arare, beh, in un campo sono arrivato ad avere le margherite, che le margherite sono 10 cm e restano quasi sotto la frusta del cespugliatore, quando vengono tagliate tutte le altre erbe. Solo margherite e trifogli, che crescono paralleli al terreno e quindi restano molto bassi, alcuni trifogli, quelli che restano veramente schiacciati al suolo. Margherite e trifogli mi fanno dei prati ottimi perché arricchiscono il terreno di humus, mantengono l'erosione, tutti quei vantaggi lì, e poi sono ottimi anche per il pascolo degli animali, specialmente il trifoglio. Quindi l'utilizzazione c'è. Dopo 3 anni che ho utilizzato questi interventi facendo tagli 2 volte all'anno, non avevo tempo di farne 3. Ne ho fatti solo 2, ha funzionato lo stesso, perché grazie poi al fatto che comunque viviamo in ambienti meridionali dove l'erba non è che cresce come nelle foreste tropicali, cresce tutta una volta, diventa alta, però poi dopo riduce la crescita negli anni successivi se la deve sfalciare perché non ha liberato i semi. E alla fine, dopo 3 anni, ho fatto degli interventi mirati solo su alcune piante, per esempio i cardi. I cardi hanno un ciclo biennale o triennale, quindi primo anno esce una rosetta piccola piccola a livello del terreno, non la ciappi col decespugliatore a meno che insisti inclinando la frusta. Il secondo anno la rosetta si allarga e fa la infiorescenza, oppure il terzo anno, alcuni cardi sono addirittura perenni, fanno una radice sotto dove ogni anno ricacciano delle rosette o più rosette di fusti producendo la fioritura. Bene, sono andato a decespugliare solo i cardi di qua e di là per impedire che diffondessero semi. Anche quelli sono stati tenuti sotto controllo. Da un intervento totale, dopo 3 anni, ho avuto un intervento mirato. Non so cosa avverrà dopo, se uscirà qualcosa ancora di buono o di bene, ma io mi auguro, insomma, sicuramente che i cardi non ci sono più. Se ne nasce qualcuno, nascerà perché il vento porta dei semi, e qualche piantina che mi nasce qua e là, non succede niente se sono poche. Quando diventano un po' di più, intervento mirato, ma sicuramente con piccoli interventi e con poca spesa. Parlo di superficie di circa 0,5 ettaro, che non è un giardino, 0,5 ettaro già sono... Sono parecchi metri quadrati, sono 5.000 metri quadrati, e 5.000 metri quadrati da passare col decespugliatore, insomma, una bella passeggiata. Ma si può fare con un po' di tempo. Andrebbe estirpato, sì, andava estirpato, anche quello si poteva fare. Io avevo il decespugliatore in quel momento e ho deciso di farlo col decespugliatore perché comunque volevo lasciare al cardo la possibilità di lasciarmi la radice nel terreno. Perché ho detto, la radice lascia che rimanga là sotto a fare humus. Poi tirarlo punge, devi avere dei guanti anche molto robusti. Era più difficoltoso. Alcuni ricacciano, alcuni no. Quelli che ricacciano, un'altra passata. Non devono liberare semi. Se proprio sono insistenti, meglio la zappa che tirarli, perché tirarli veramente le spine trapassano pure guanti abbastanza robusti. Ripeto io la domanda. In quali mesi dell'anno mi è stato chiesto? I mesi migliori sono intorno maggio-giugno, poco prima che fioriscano. Purtroppo mi sento un killer a dirvi queste cose, perché vi sto dando le armi e il sistema per ammazzare le piante. Però purtroppo cardi ce ne sono tanto, almeno per fortuna non sono in estinzione queste specie qui. E il sistema migliore, il momento migliore è poco prima della fioritura, perché hai la massima massa vegetale della pianta, che poi presumibilmente rilasci nel terreno da qualche parte a marcire e diventare humus. E soprattutto in quella fase lì la pianta è molto delicata, per cui tu la vai a disturbare prima della fioritura, anche se ricaccia male, cioè farà dei fusti più piccoli, più bassi, o poi se la tagli non ricaccia proprio. A me è capitato che ho trovato ora un campo che taglio sempre pieno di orchidee. Orchidee? Sì, spontaneamente. Sì. Allora volevo capire per quello la data, perché forse non li ho tagliato, per fortuna. Sì, non le hai tagliate bene. Non le ho tagliate bene. E sono
Settimana scorsa li ho... Sì, cioè... sì, sì. Poi questa è la soddisfazione, è bellissimo, perché hai scoperto che anche un decespugliatore, un attrezzo abbastanza grossolano, potente e violento, ha fatto una selezione naturale. Le orchidee avranno liberato i semi, probabilmente come è successo a me con le margherite, prima che tu andassi a tagliare. Quando le liberano i semi? Dopo, dipende dalle specie, però devi considerare che possono liberare i semi già dopo alcune specie, dopo 10-15 giorni dalla fioritura. Per cui magari la spiga dell'orchidea in cima sta già fiorendo e i fiori in basso già stanno liberando i semi. Infatti, perché l'anno scorso ho tagliato molto tardi, bravo. Ho fatto soltanto un taglio. Fatto bene. E per quello sarebbe. Sì, sì. Ma i tagli dell'erba, anche se fatti tardi o fatti male, non sono mai una tragedia, non sono mai da preoccuparsi. Gli interventi in agricoltura, in questi nostri casi che stiamo esplicando, non devono essere mai considerati come un problema che non l'ho fatto oggi e mi è scaduto il termine. No, lo puoi fare anche domani. Alcune malattie no, ma il taglio, sto parlando del taglio. Ma se io per esempio voglio mantenere tutta la biodiversità, perché per esempio ho l'oliveto veramente ricco di piante, sì, cioè, e io le faccio andare tutte assieme, le taglio dopo, qual è il problema? Cioè che l'anno se dopo fai andare cioè, tutte assieme, le tagli dopo, rischi che nei primi anni ci sarà una crescita incontrollata di queste specie vegetali erbacee, perché le specie erbacee in un uliveto si comportano come le specie arboree in una foresta tropicale. Quindi avrai una foresta tropicale bassa di piante erbacee. Saranno in competizione tra di loro e faranno una lotta enorme per almeno 4-5 anni a chi riuscirà a crescere e a prevaricare sulle altre. Questa lotta ai nostri occhi sembrano erbacee altissime, incontrollate, senza nessuna condizione. Possono essere anche un rischio per gli incendi. Io il consiglio sarebbe quello di conservare la biodiversità a macchie, lasciando ogni tanto qualche aiuola con dei fiori, con delle piante più belle o particolari, o soltanto diverse. Quindi tu tagli, puoi tagliare anche il 90%, lasci un 10% qua e là delle macchie. Delle macchie isolate grandi, diciamo di 5-10 metri quadrati, tra un ulivo e l'altro, in un punto in cui non per forza ci devi passare sopra, servono già a conservare la biodiversità. Quelle macchie liberano i semi, produrranno altre piante di quel tipo lì intorno e non le, sarai sicuro di non averle estinte. Così trovi un compromesso tra scongiurare il rischio degli incendi e conservare la biodiversità. A macchie, non bisogna estinguere tutto. E mi fa piacere, stamattina da Piero ho visto una cosa del genere. Io spesso mi trovo a tagliare l'erba in qualche prato di qualche amico che me lo chiede e taglio l'erba come se fosse... Io dico scherzando che sembra tagliata l'erba come quando un cane c'ha la rogna, che un pezzo sì, un pezzo no. È bruttissimo da vedere, però lo faccio a persone che capiscono e mi lasciano fare questa cosa qua, perché se trovo delle orchidee lascio l'aiuola, se trovo delle margherite lascio l'aiuola, tutto intorno è tagliato, sembra veramente un cane con la rogna, col pelo che sembra che sta per cadere, però poi gli effetti si vedono nel tempo, per cui chi apprezza l'effetto lo vedrà nel tempo, non bisogna avere fretta. Il prato inglese, tutto tagliato, bello, pulito, perfetto e misurato, come faceva Adriano Celentano in un film che misurava l'erba col centimetro, quella è un'ossessione che nel sud Italia non ha nessun luogo di esistere. Il prato inglese nel sud Italia non ha luogo di esistere perché non è lo stesso clima. Fare i prati e tentare di tenerli tutti verdi in estate qua è un'ossessione. A volte fanno morire gli alberi perché innaffiano troppo, scottano le radici perché devono mantenere il prato verde. Qua il prato, se proprio lo vogliamo mantenere, lo manteniamo corto, pulito, bellissimo, ma giallo. È solo una questione di colore e di cultura. Un prato giallo, che sia gramigna o che siano erbe di qualsiasi tipo, rasato a 5 cm dal suolo, è perfetto per la funzione ecologica, per l'estetica, per la sicurezza degli incendi, per tutto. È giallo. Giallo è bello lo stesso, ci sono tanti fiori gialli. Anche il prato può essere bello, è un fatto culturale. Io ragiono su questo e diffondo questa idea. Dico, un prato curato, bello, vicino casa, può essere anche se è giallo. Non per forza deve essere verde. Verde non si può. Sprecare acqua per innaffiare l'erba per me è un'aberrazione, anche se ce n'è tanta da qualche parte sull'Appennino, ma è un'aberrazione. Ma si incendia comunque? No, il prato giallo rasato a 5 cm da terra non diffonde quasi niente, perché il fuoco non cammina, anche perché se tu le piante le tagli scoprirai che in quei 5 cm non sarà completamente giallo e secco come le stoppie del grano, ma essendo stato tagliato le piante vengono stimolate a ricrescere e un buon 50% rimane verde.
quindi non sarà giallo giallo giallo, sarà giallo con un qualche verde infilato dentro e non si incendia. Previo sempre tagli successivi, in modo che quello che tagli non sia tanto materiale accumulato a terra. Non deve diventare un prato come se fosse passata la mietitre Beatrice, che sotto è tutto secco e poi c'è la scia di paglia. Se rimane la scia di paglia, certo, quello può essere un problema, in alcuni punti va spostata perché il pericolo può essere grande. Un esempio era quello del prato che ho visto da Piero stamattina, che era pulito, era tagliato, anche forse troppo, però c'erano le macchie di fiori lasciate qua e là e il prato era cortissimo, quindi lì sicuramente incendi non ce ne passeranno mai. Va bene, l'ultima conclusioni, due e ultime. L'agricoltura fornisce buona parte degli alimenti che consumiamo e svolge un ruolo fondamentale per la nostra sopravvivenza, ma se praticata in modo non sostenibile può causare gravi danni all'ambiente e agli esseri viventi che lo abitano. Le leggo velocemente perché queste conclusioni ormai le conosciamo benissimo, sono le cose di cui abbiamo parlato abbondantemente in queste ore e in questi giorni. Basta pensare al degrado e all'impoverimento del suolo, all'inquinamento delle acque, al massiccio uso di concimi chimici, fitofarmaci, agli enormi consumi idrici richiesti dall'agricoltura intensiva. Consumi idrici dell'agricoltura intensiva era il problema del primo giorno, quando dicevo che si coltivano specie troppo esigenti, i peperoni di 2 kg in ambiente arido, è normale che ti richiederanno tonnellate d'acqua per produrli, perché in questo ambiente quei peperoni o qualsiasi altra cosa non hanno capacità di crescere in condizioni se non estremamente artificiali. L'agricoltura sostenibile è un modello di produzione economicamente vantaggioso per gli agricoltori rispettoso dell'ambiente, socialmente giusto in quanto contribuisce a migliorare la qualità dell'ambiente e della vita degli agricoltori e dei consumatori, perché poi i consumatori che seguono le mode poi se ne accorgono che se i prodotti sono migliori si evitano tanti problemi, privilegiando i successi di produzione naturale, evitando il ricorso a pratiche dannose per il suolo, principalmente lavorazioni intensive e utilizzo di sostanze chimiche, e utilizzando fonti energetiche rinnovabili. Poi l'ultimo, i modelli di agricoltura sostenibile più diffusi in Italia sono oggi l'agricoltura biologica, l'agricoltura biodinamica, le produzioni integrate e da oggi ci auguriamo anche un aumento dell'agricoltura naturale, dove possibile, quando possibile, ben venga. Con questo abbiamo finito con le diapositive, se ci sono domande, se no io passo subito alla potatura. Solo una cosa chiedo, che tempi abbiamo? Quanto tempo abbiamo? Un'oretta, bene, mi serviva proprio un'ora, sì. Domande? Volevo sapere, incendi a parte, quindi risolvendo diciamo il problema degli incendi con una fascia di protezione, sì, di perimetro, sì. Lasciare l'erba alta, sì. Cioè, non fare tagli. Sì. Uno, non fare tagli, o se si fanno tagli, farne uno a stagione, lasciando, sì, uno o due massimo, sì, a stagione, lasciando l'erba a terra. Questo è un'ottima, è un buon pratica inizio per il terreno. Sì, è un buon inizio e io aggiungerei ancora di quel taglio a stagione di cui mi parli, farlo ancora più mirato, cioè solo sotto le piante di cui hai necessità di passare, mettere le reti o raccogliere dei frutti di piccole dimensioni. Quindi ancora più mirato in questo modo. Le aiuole e le strisce centrali del vostro frutteto che ho visto che sono molto larghe, lasciarle intatte fino a quando non ne avrai necessità di fare l'orto là dentro. Quindi gli interventi veramente possono essere fatti mirati al centimetro, solo dove ti serve e quando ti serve. Intanto che tu conservi e sembra che mantieni tutte quelle erbe nelle strisce, lì stai arricchendo il terreno e stai dando anche la possibilità di quelle piante di liberarti un po' delle sostanze che c'erano in accumulo, e soprattutto quando andrai a fare l'orto ti accorgerai che lì l'orto crescerà in modo migliore. Poi ti difenderai dalla crescita successiva delle piante invadenti con la pacciamatura, anche a costo di mettere cartoni e coprire tutto. Comunque ti potrai difendere con la pacciamatura e benvengono tutte le altre soluzioni della biodinamica, della permacultura, eccetera. E sul terreno continuare con leguminose, oppure cambiare anche le colture, diciamo, sempre con sovescio? Sì, è tutto soggettivo a quello che tu vuoi ottenere e ai tempi che vuoi raggiungere. E nella vostra condizione, da quello che ho visto, io metterei qualche trifoglio, lupine, quelle cose lì, ancora per altri 2-3 anni. Giusto perché
scusatemi, giusto perché il terreno viene fuori da una condizione di enorme stress. Lo aiuterei altri 2-3 anni con delle semine a spaglio, anche localizzate solo nei punti più scarni di vegetazione, dove c'è già della vegetazione alta con quelle bellissime piante di lupino di tipo tropicale. Oggi ho avuto la fortuna di vedere il lupino tropicale, secondo me, cioè le piante di lupino alte credo 2 metri o 2,50 metri. Lo chiamo lupino tropicale per scherzare, ma perché io l'avevo visto sempre alto 1 metro, 1,50 metri, non 2 metri, con i rami e con le fruttificazioni a diverse altezze. Sembra un lupino tropicale. Beh, significa che la pianta è andata benissimo, il suolo è comunque sano, almeno in quei punti è integro, e lì non c'è bisogno di intervenire perché già quella pianta ha portato tanta sostanza. Le semine integrate sono sempre interventi mirati e oculati nei punti necessari. Potrebbe succedere in futuro che dove ci sono quei lupini, quando i lupini non cresceranno più, magari nel primo anno non ci siano neanche altre piante pronte a ricoprire. Se notate che ci siano delle fallanze, lì basta qualche pugno di sementi, di trifoglio o quant'altro, anche cambiando nel tempo e aggiungendo. Per esempio, voi potreste aggiungere la veccia e pisello selvatico. L'orzo sì, se hai intenzione di utilizzarlo, perché poi dovresti raccoglierlo, sì, per utilizzarlo, perché non si dissemina facilmente, magari per 2 anni riesce anche a nascere sui suoi stessi semi, poi il terzo anno non nasce in grande quantità. Però l'orzo, come tanti e tutti i cereali, non arricchisce il terreno. Però tu fai delle strisce, metti anche l'orzo e magari ci fai il caffè d'orzo, che a chi piace, pure buonissimo. Se utilizzi i prodotti è sempre bello mettere qualche cosa, se non lo utilizzi è bello per l'ambiente, per il tuo terreno che si arricchisce e rimane là. Grazie. Scusami, la domanda se no. I lupini andrebbero tagliati, sovesciati quando crescono? No, quando crescono alti così vanno lasciati andare, vanno lasciati produrre tutto quello che possono fare, ottimo, no, non vanno tagliati. Sotto gli ulivi, la domanda precisa, io ce l'ho sotto dei terrazzi molto spontanei, sono nati i lupini e ogni anno si propagano di più, io non li taglio mai, però volevo capire quello, se conviene tagliarli per prendere l'azoto o lasciarli che si continuano. L'azoto rimane lo stesso anche se non li tagli. Ah. L'azoto rimane tal quale anche se non lo tagli. E l'unico inconveniente sotto gli ulivi sarà per la raccolta, perché poi se ci sono sti lupini con i rami, con i fusti alti, non puoi raccogliere sicuramente a terra. In quel caso, devi fare una scelta, magari se è possibile raccogliere i semi dei lupini prima e poi tagliarli e poi raccogli le olive. È solo una questione di tempi, perché il lupino matura prima dell'ulivo. Sì, molto prima. Matura ad agosto. Perfetto. Perfetto, perfetto. Quindi con i tempi ti trovi. Non a caso l'ulivo è diffuso, il lupino è diffuso negli uliveti in queste zone proprio perché c'era la possibilità di raccogliere tutte e due in tempi diversi. Cresce il lupino, non crescono le infestanti. Tiri il lupino, ad agosto non cresce tanta erba perché fa caldo, anche se ci dovesse essere qualche temporale, nasce qualche piccola pianta d'erba, non è un grosso problema, ma tirando i lupini automaticamente hai pulito sotto gli ulivi e potrai raccogliere agevolmente. Quindi va bene, non è necessario interrarli. No, la pratica di interrare le leguminose per fissare l'azoto è qualcosa che è stato superato, non è vero, l'azoto rimane nelle radici, anzi se viene zappato e tiri le radici all'aria, l'azoto a contatto con l'ossigeno lo perdi. No, che io sappia no, perché il lupino è un azoto fissatore, una leguminosa, l'ulivo è una oleacea, non si stressa, piuttosto l'ulivo si stressa con le zappettature, ma non con il lupino, perché il lupino si comporta come una pianta erbacea sotto un albero, gli alberi essendo grandi, essendo legnosi, non si fanno stressare da nessuna pianta erbacea. Non possono competere, quello è un gigante e quello è un nano, non gli può fare proprio assolutamente nulla. Il problema diventa invece se tu al gigante gli vai a tagliare i piedi molto spesso. Sì, domanda. Sì, vorrei. Allora, io forse ho fatto un disastro, ma non funziona? A volte si sente, a volte no. Okay, sì. Sì, ma forse hai fatto un disastro perché in un ettaro di terra in pratica io ho piantato già una decina di anni fa dei mandorli, sì. Però
sono stati messi a 4 metri di distanza, sì. Che forse è un po' poco. Dipende su cosa è innestato, torniamo sempre al problema di prima. Dove hai preso Erano piante già innestate. Da vivaio? Sì. Ok, probabilmente sono innestati su quel famoso portinesto, sì, che non cresce molto, probabilmente se ti hanno detto di metterlo a quella distanza ed è stata una persona accurata, sapeva il portinesto che non è molto vigoroso, 4 metri sono un po' pochi, però se il portinesto è quello giusto dovrebbero andare bene. Te ne accorgerai se per caso dal selvatico dovesse uscire qualche getto con le foglie completamente rosse. Ah, no, non mi sembra. Se le foglie sono rosse, purpuree, molto belle, e quelle innesto là. Se non sono rosse, potrebbe essere comunque qualche altro portinnesto non vigoroso. Certamente sono un po' pochi, ma insomma, bisogna sperare che il portinnesto non sia vigoroso. In ogni caso, in ambienti aridi come questi qua... A Manduria. Sì, ma è simile qua, è caldo. Sì, è molto caldo. Terra rossa. Ah, no? Di più anche. Quindi il mandorlo non crescerà tanto da diventare così grande. Insomma, sono cresciuti abbastanza. Quanti anni l'hai piantato? Saranno 8 anni. 8 anni? Sì. Quanto sono grandi? Quanto sono grossi i fusti? Ma no, non sono tanto grossi i fusti, anche di meno. Sì. Allora, è poco. Ah, ok. È poco. Però volevo sapere una cosa, perché sì, è successo, allora, c'è stato un incendio, io avevo già tagliato l'erba, quindi c'era sotto, sì, così gialla, e c'è stato un incendio, quindi gli alberi non è che hanno preso fuoco, però hanno avuto... È passato il fuoco, sì. Quell'anno, l'anno scorso, non c'è stata una mandorla. Una cosa pazzesca. Perché sì, stavo per dire. Infatti il fuoco può anche non danneggiare l'albero, ma può aver scottato i frutticini che sono più sensibili. Lo stesso effetto lo fa il freddo. Quando c'è qualche gelata tardiva, non danneggia l'albero, ma danneggia i fiori o i frutti. Purtroppo il fuoco può fare danni diversi a seconda del tempo che impiega per passare e a seconda della quantità di fiamma, quantità di calore che si sprigiona, a seconda della quantità di materiale vegetale. Perché se c'è il vento e passa velocemente con poco materiale è un effetto, ma se non c'è vento e passa piano piano e brucia lentamente su uno strato maggiore, sappiamo subito la superficie, il danno sarà più elevato. In ogni caso sì, sicuramente un danno ci sarà stato per non avere neanche una mandorla. Neanche una mandorla, ma quest'anno sono pienissimi. Se il fenomeno si dovesse ripetere senza fuoco, allora in quel caso non è stato il fuoco ma è stata l'alternanza di produzione, perché potrebbe succedere che il tuo frutteto per qualche causa naturale o meno possa andare incontro ad alternanze di produzione, per cui fa un anno tanto e un anno poco. Prima faceva sempre. Sì, sempre, okay. Sì. Non è mai successo. Vabbè. Comunque lo vedrai subito l'anno prossimo. Se quest'anno ci sono, l'anno prossimo ci dovrebbe essere tal quale o un quantitativo minore. Se non ce ne sono proprio, è successo qualche problema dovuto ad altre cause. Ok, grazie. Prego. Arriva. Grazie. Io da anni taglio con la taglia erba. Sì. Anche se sto molto attento, è inevitabile. Da anni uso la taglia erba, sì, anche se sto attento, capita che... Ferisci qualche pianta. Sì. Allora, quest'anno mi è venuta l'idea di metterci un po' di mastice in una piccola barattola e tenerlo in tasca. Sì. E quando vedo questo... Subito vai a medicare. Sì, non so se è intelligente. Ottimo. Sì, quello lì va bene come sistema, è ottimo curare la ferita, perché eviti che nel periodo di piena vegetazione, quando tagli l'erba, corrisponde anche il periodo di massima proliferazione di funghi, virus e quant'altro. Allora la ferita fai bene a medicarla. Io aggiungo una cosa in più, un sistema artigianale molto pratico, che è quello di prendere una bottiglia di plastica, tagliarla verticalmente, metterla intorno alla pianta e poi legarla con uno spago, in modo che quando vai col decespugliatore puoi tagliare l'erba intorno alla pianta ma senza ferirla. Bastano quelle bottiglie di plastica. Alberi enormi a volte. Ah, sono alberi grandi. Ma alberi piccoli, grandi, tutti e due. Sì, all'albero grande è consigliabile fare un'altra cosa. Sì. C'è la soluzione, perché li ho affrontati questi problemi da me. L'albero piccolo e la bottiglia di plastica. E quindi togli tutta l'erba, perché se veramente è piccolo e lo vai a decorticare rischi di ammazzarlo. Se l'albero è grande devi lasciare intorno all'albero un ciuffo d'erba,
Se lasci un ciuffo di erba, sei sicuro, hai la garanzia che non hai toccato l'albero. Perché se tu vuoi pulire fino vicino all'albero, è sicuro che lo tocchi da qualche parte. Quindi devi lasciare una corona di erba. Sì, ma poi uno non vuole fare questo perché è olivo e si sa che il fuoco fa molto danno all'olivo. Una corona di 10 cm non ti procura niente. 10 cm intorno al tronco di erba. Ok. 10 cm è una striscia così, non un metro, è normale, se un metro è già pericoloso. 10 cm di erba non tagliata. Sì. Quei 10 cm ti servono come anello di garanzia che non hai tagliato fino alla corteccia. Poi 10 cm d'erba non fanno niente, ci puoi andare anche con i piedi sopra e la finisci di abbassare. Oh, ma lì, sì. 10 cm d'erba, non bisogna avere mai l'ossessione. Grazie di questa domanda, Brian, perché pure questa è importante come tutte le altre, perché si rischia di sconfinare nell'ossessione, cioè devo pulire tutto, tutto, fino all'ultimo angolo, fino nell'ultimo interstizio. Il giardino, la terra, la campagna non è il salotto di casa, che deve essere tutto disinfettato, pulito e ordinato. La terra non è il salotto, la terra non ha problemi se lasci qualche ciuffo d'erba qua e là. Anzi, ti ringrazio pure perché... Com'è? È soggettivo, chi vuole? Non succede proprio niente, non succede niente. Se non ci sono altre domande passo all'argomento successivo. Allora chiudo qua, mi dispiace non ho dati e dobbiamo lavorare un po' sulla fantasia e sull'immaginazione, però può essere utile perché se qualcuno vuole capire questo sistema immaginerà, si sforzerà di pensare quello che racconto, domani lo vedrà e sarà più facile. A volte le lezioni devono essere fatte pure senza televisione perché così possono essere utili. Allora, la prima cosa, io voglio parlare di questa potatura vaso policonico o a vaso policonico o a monocono, cioè sono delle potature che per prima cosa danno un massimo rispetto alla pianta per quanto riguardano le cime, le punte, gli apici. Tutto comincia da lì. La forma, la struttura, la produzione viene dopo, l'estetica viene dopo. Avrai una bella forma, avrai produzione, avrai estetica, avrai facilità di raccolta, avrai tutto quello che vuoi. E la cosa principale, che la dico subito, è questa. Se vuoi un ulivo che deve scendere con i rami, deve arrivare a terra, non gli devi tagliare la testa. Questa è la cosa più difficile che io abbia mai potuto accettare in questo sistema di potatura, perché io stesso dicevo, no, ma come, non lo spunto, quello mi cresce, va in alto. E ci ho messo 10 anni per capirlo e 10 anni per farlo. Però ci sono arrivato e sono così convinto di questo che adesso posso parlarne tranquillamente, dimostrarlo, sfidare chiunque e dire le cose che voglio raccontarvi. Le piante, tutte le piante hanno degli ormoni di crescita che si chiamano auxine. Questi ormoni regolano la crescita della pianta in altezza e in larghezza. Poi sappiamo che le piante hanno una crescita limitata. Limitata significa che un ulivo, per quanto gigante diventi come questi qua, resta un ulivo, non diventerà una sequoia. Arriva a 8 metri. 10, ma può fare pure 15, ma non arriverà mai a 25 metri. Cioè la crescita verso l'alto non è illimitata per sempre nel tempo. Quindi un ulivo non può crescere più di tanto. Sappiamo che comunque arriva a un certo punto, si ferma e cresce in larghezza, in volume. Bisogna assecondare questo sistema. Sappiamo che vuole andare in alto e poi andrà in larghezza. La potatura a vaso policonico significa questo. Prendi un ulivo che tiene già tanti rami grandi, gli lasci quei rami grandi, ogni ramo grande deve avere un apice principale e la forma di ogni ramo deve essere triangolare. Quindi policonico, molti coni, coni che sono stretti in alto e largo sotto, stretti sopra e larghi sotto. La dimensione, l'ampiezza di questo triangolo può essere qualsiasi, può essere molto stretto, molto largo, può essere triangolo scaleno così storto, purché sia triangolare la forma, o conica. Conica perché poi i rami sono distribuiti tutti intorno. Gli ulivi non accettano bene di essere capitozzati, come purtroppo si ritiene e si diffonde questa idea, perché io sfido e dico sempre, tu lo tagli l'ulivo, lo abbassi, lo puoi anche abbassare col motosega, all'altezza che vuoi. Quanto tempo rimane abbassato?
Io le dico di meno, signora, rimane abbassato giusto il tempo che sboccia, perché appena sboccia comincia a scappare. In 2 anni ha recuperato quello che le è stato tolto. Sì, ma non ci rimane neanche un momento, appena sboccia comincia a crescere, in 2 anni ha recuperato quello che è stato tolto, quindi non è rimasto abbassato neanche un momento. Giusto rimane abbassato il tempo che sta dalla potatura alla germogliazione. Appena germoglia, scappa. Allora, visto che vuole scappare, facciamo una cosa, non l'ho inventata io, la potatura a vaso policonica è stata sviluppata, mi pare, intorno agli anni 20, gli anni 30 del 1900. La potatura, tutte le altre potature che capitozzano completamente le piante, sono potature sviluppate nel 1800, sono più vecchie di 100 anni del vaso policonico. Nonostante questa sia moderna di 100 anni, quella è vecchissima di 200 anni, non c'è ampia diffusione, perché le mentalità delle coltivazioni sono durissime da cambiare. Si può provare, io consiglio e provo delle persone che mi chiedono di potare gli ulivi, gliene poto 2 o 3. E gli faccio questo ragionamento, gli dico: io ti poto 2 piante, se siamo, non mi devi neanche dare niente, guarda tu la pianta come va, se ti produce olive tutti gli anni, non sei costretto a togliere ogni tot anni quintali di rami, forse ne vale la pena. Ragionaci e vedi un po', perché la soluzione finale è proprio quella, avere una produzione costante nel tempo e non essere costretto a fare degli interventi pesanti col motosega e a fare quintali di legna e di ramaglie ammazzando le piante, riducendole a degli attaccapanni, li chiamo io. E purtroppo sono come degli attaccapanni, si hanno tolto tutti i rami buoni, lasciano 4 rami secchi ripiegati verso il basso, quello non è più un ulivo, non è tolto niente. Poi c'è da associare l'altro ragionamento. Se gli alberi da frutta in un frutteto producono tutti gli anni, perché l'ulivo ogni tanto deve essere martoriato in questo modo, ammazzato di potature pesanti e poi stare 3 anni senza avere olio? Non è normale. Se l'ulivo fa parte delle piante da frutto, come il meleto, come le pere, come i ciliegi, tutti gli anni portano i frutti quando più, quando meno, significa che anche l'ulivo può fare la stessa cosa. E io ci sono arrivato a questo facendo questa potatura, che l'ho fatta sui miei ulivi, grossolanamente, superficiale e non tecnicamente perfetta, perché mi dispiaceva tagliare i rami. Mi dispiaceva tagliare i rami, l'ho fatto superficiale, però ho avuto il risultato che innanzitutto non poto tutti gli anni, tolgo pochissimo materiale e sono passato dall'alternanza di produzione a una produzione costante in tutti gli anni. Cioè, noi facevamo con 150 piante di olive, facevamo una volta 40 quintali di olive e un'altra volta niente. Una volta ci ammazzava di lavoro e un'altra volta ci bevevamo l'olio vecchio di 2 anni. Era alternanza, un anno sì, un anno no. L'anno di carica ne ho lavoro da pazzi, gli altri anni. Adesso facciamo circa 20 quintali di olive tutti gli anni. 25, pure 30. Ma la produzione è rimasta costante. E gli alberi soprattutto non li devo potare tutti gli anni. Si arriva anche a questo, perché si può anche dare una forma alla pianta che è quella sua di crescita naturale, trova un equilibrio, non scappa più in alto e i rami cominciano a scendere. Le famose auxine che dicevo prima. Devi lasciare, il segreto, la tecnica, è lasciare una branca, una cima, come un'antenna sulla punta di ogni branca principale. L'ulivo è fatto da 2, 3, 4 grossi rami, torti o piegati, comunque siano, possono essere anche inclinati così, si segue la branca principale e poi si lascia una punta più alta su tutta la chioma, proprio come le dita di questa mano, una punta più alta. Se questa punta è uguale, si deve sfoltire da una parte all'altra, si deve restringere e fare una punta sottile, sottile, sottile che esca sopra. Il primo anno questo intervento va fatto lasciando il ramo che già esiste grande. Quindi scegli un ramo grande, lo lasci in alto, lo appuntisci e sembra bruttissimo, sembra che hai lasciato delle scope in cima agli ulivi. Io mi rendo conto perché chiunque li vede, qualcuno è bello che qualcuno, sapete cosa ha fatto? Ha potato degli uliveti a un veterinario, quindi persone che ha capito, ha recepito questo messaggio, ha un figlio che addirittura mi segue e vuole imparare lui, perché sta in un paese lontano e mi scoccio ogni volta andargli a potare le olive, nonostante mi paga. E ho detto: seguiti tu questo modello, se lo sta seguendo ha lasciato le piante con le cime. È andato un amico con le forbici in tasca e l'ha tagliato. Poi me l'ha detto, poveretto, tutto umiliato, ma io stavo scaricando la macchina in quel momento, è andato là, mi ha tagliato le cime. E ha detto: queste non ci sono più gli apici su queste piante, mancavano le cime. E la pianta si è fatta tutta chiusa, veramente come una scopa in quel caso, come una scopa, quelle scope delle streghe, fatte tutte piene di polloni. E ha tagliato le cime.
Boh, gliel'ho rifatta un'altra volta quest'anno. Lasci questa cima per un anno e poi giochi su una tecnica di sostituzione. Questa cima sulla punta qua, anche se la prima anno è alto, serve a distribuire la linfa su tutta la branca e portare la crescita dei rami inferiori. Gli ulivi che ho visto qua sono tali e quali i miei ulivi e gli altri ulivi in Basilicata, dove hanno molta vegetazione in alto e i rami secchi in basso. Quelli sono squilibrati, la vegetazione è scappata in alto perché l'ultima volta che sono stati capitozzati la linfa che aveva è andata tutta lì dove era stata tagliata. Infatti potete osservare e provare che la pianta reagisce sempre in ogni punto in cui viene tagliata. Dove tagli, ricaccia. Hai tagliato la cima, ricaccia la cima. E i rami sotto muoiono, perché poi sopra cresce di più, si ruba tutta la linfa, ombreggia quello che sta in basso, anziché fare la piramide fai il trapezio. Quindi sono stretti sotto e larghi sopra. Se sopra sono larghi, stanno ombreggiando i rami di sotto. E già muoiono solo perché stanno all'ombra. Poi quelli di sopra gli rubano la linfa, eppure muoiono, poi quelli di sopra fanno a chi cresce di più, perché non sono in equilibrio, là non c'è un apice adesso, troveremo 50 cime, tutte che vogliono scappare, oltre una certa altezza non possono andare, perché vi ripeto, non sono sequoie, quindi arrivano a una certa altezza, sembra che si fermano, però la linfa scappa sopra e sotto muoiono. Trapezio, rami con vegetazione in alto, niente sotto. Cosa succede? La produzione delle olive sarà tutta in alto. Più la produzione si sposta in alto e più si va con l'accetta e col motosega. Ah, è scappato in alto e moglie l'abbasso. È la punizione, è un circolo vizioso e diventa una perversione. È diventato troppo alto e io lo abbasso. Non ci resta basso. La puoi anche abbassare, tagliare totalmente, ma l'anno dopo, sui tagli, devi allevare degli apici, delle cime. Uno. E deve essere solo uno, lì è una questione proprio di dittatura, non c'è democrazia, deve essere uno solo che comanda sugli altri, perché distribuisce gli ormoni, non è perché poveracci non hanno altri tipi di legislazione, è che un ramo deve prevaricare sull'altro e deve essere più alto degli altri di una certa quantità, basta che è alto anche 30-40 cm su tutti gli altri. Domani spero di avere tempo, vi faccio vedere che questo sistema dell'apice esiste e funziona su tutte le piante, tutte, solo che in alcune piante la cima non si vede bene perché la chioma è rotonda ed è leggermente appuntita. Le querce, per esempio, sono quasi rotonde, ma se le guardate da lontano, da un certo punto di vista, noterete sempre che c'è qualche rametto un poco più alto degli altri. Quello è l'apice, anche 5-10 cm perché magari è una pianta vecchia. L'apice, la punta famosa, è quella che si vede bene sui pini giovani, sui cedri, sui cipressi, sugli abeti, l'albero di Natale. Forma conica, perfetta, dove tutti i rami ricevono la luce, sono tutti quanti vivi, tutti vegetano allo stesso modo, sia quelli che stanno a terra e sia quelli che stanno in alto. Quella è la forma perfetta, quella dell'albero di Natale. Non bisogna arrivare a quella forma lì, grossolanamente. No, perché l'ulivo non ha dei ricacci perfettamente simmetrici come quelli dell'abete. L'ulivo è una pianta con i rami irregolari, caccia una volta più su, una volta più giù. Però la nostra potatura mira ad avere una forma grossolanamente piramidale. Questo per i vantaggi quali sono? Sono che in alto avrai poca vegetazione, sotto avrai maggiore vegetazione, la maggiore quantità di olive le raccoglierai da terra o al massimo con lo squettitore a 2 metri d'altezza. Questi ulivi condotti con la potatura vasopoliconico, rispettando gli apici, vi arrivano a terra, vi arrivano talmente a terra che nei prossimi anni, già mi è capitato, non voglio essere presuntuoso, ma qualcuno mi chiama e dice: gli ulivi sono troppo a terra, mo che devo fare? Io mi diverto quando mi dicono queste cose. Dico: adesso taglialo qualche ramo che sarà troppo basso e ci passi se proprio lo devi tagliare. Però ci arriveranno anche quelli. Però ci mettono più tempo, perché gli alberi secolari, signora, per scendere da 3 metri d'altezza a 50 centimetri ci vorranno 10 anni, perché sono giganteschi, ma scenderanno a terra. Perché l'ulivo è una pianta che per natura, se fosse lasciato crescere per fatti suoi, avrebbe un apice centrale, una forma piramide molto larga e sarebbe pressappoco come un trullo. Molto largo con la punta, e nel tempo questa chioma si allarga sempre di più e la punta si vede sempre di meno. Avrebbe un apice centrale. C'era un pollone stamattina in un uliveto da Salvatore che era così.
E gli altri sotto erano così, gliel'ho potuti mostrare perché l'abbiamo incontrato per caso, questo pollone, che l'albero poteva essere, credo, 6 metri di altezza, presso a poco. Beh, sto pollone era partito da terra, era cresciuto in mezzo all'albero e stava arrivando a 6 metri di altezza e aveva i rami sottili sottili in alto e poi man mano che scendevano sotto erano più larghi. Era un pollone già grosso di queste dimensioni, che sembrava quasi un alberello, e in quel caso gli ho consigliato di lasciarlo proprio per vedere come evolve quella pianta. Lasciala lì, vedi come va, se non la vuoi togliere. Vedrai cosa farà. Arriva a un'altezza superiore a quella dell'albero da cui è partito, si tranquillizza, si ferma e allargherà la sua chioma soltanto in orizzontale. Perché gli alberi, oltre a una certa altezza, per la loro caratteristica genetica, non possono andare, ma andranno in orizzontale. Possono crescere solo in larghezza. Quindi i rami vanno in orizzontale quanto più possono e crescono sempre, finché vivono. Ma in altezza no. Il risultato sarà che in altezza cresceranno magari 5 cm e 10-15 di larghezza. 10-15 alla volta arriveranno al livello del terreno. E l'ulivo arriva a terra perché l'ulivo si comporta come tutte le piante della macchia mediterranea. Tende a coprire il suo tronco dall'esposizione del sole. È un fattore di protezione naturale che lo fa spontaneamente, senza costrizione, senza bastonate, senza obblighi. Lo fa spontaneamente se lo mettiamo nelle condizioni di farlo, perché la linfa è equamente distribuita su tutta la branca, su tutto il ramo e su tutta la chioma. Io invito sempre a farne uno, due alberi, seguirli per 2-3 anni e misurare con il metro quanto è cresciuta quell'apice che è rimasta in cima. Si può fare con piantine piccole, velocemente e facilmente. Piantine piccole, giovani, di 10, 20 anni, piante di 30 anni. Vai col metro su e misuri quanto è cresciuta la cima. Te lo segni, o meglio, quanto è lunga la cima nel momento della potatura, te la segni su un quaderno e poi vai a misurare a settembre, in altezza e in larghezza. E vedi un po' se può essere utile o meno. Se può dire per favore col microfono, così. Sì. Allora, io ho degli alberi di olivo che hanno 15 anni sì. E sono le leccine. Sì. Loro crescono, loro hanno tutti i rami per terra, sì. Naturalmente, sì. Gli alberi, i rami scendono, sì. Io difatti non ho bisogno di alzare le braccia sì. Quando perché. Le raccolgo, sono, mi scendono proprio per terra e noi abbiamo notato che la crescita dell'albero già non è triangolare ma è come se lo fosse. Ok. Noi le puliamo internamente sì. E non le tocchiamo sì. Più. Questo per quanto riguarda le leccine. Poi sarà un fatto, proprio una memoria storica, un fatto culturale, sbagliato o giusto che sia. Noi non potiamo gli alberi, i grandi, quelli che ci danno l'olio, che sì. Sono le olealore, sì. le nardole, le corna. Noi non le potiamo per 7-8 anni. Quest'anno è venuta la solita squadra che me le ha potate. Perché? Perché? Il motivo vero, quello che io conosco da una vita e chiaramente è da ignorante rispetto alla potatura, è che l'albero bisogna alleggerirlo. Momento. Che l'albero bisogna farlo riposare. Perché? Effettivamente io per 8 anni ho avuto ogni anno la raccolta. La potatura che noi abbiamo fatto per 8 anni è stata soltanto quella delle... Pulizia. La pulizia sì. Per far entrare il sole sì. All'interno. Sì. I rami sono sì. Stati sempre rispettati. Una volta ogni 8 anni circa. Sì. Subisco questa proprio violenza che sì. le potature sono proprio pesanti, mi sono venute fuori, immagini un po', 50 quintali di legna. Quello è il motivo per cui... Allora io guardo la mia terra e vedo tutti questi alberi veramente tagliati, ho provato a parlare con loro se potevano alleggerirmi. Di meno, e loro mi hanno detto, perché la solita squadra, la migliore che c'è nella zona. Sì, sono dei professionisti. La migliore. Che ma è traumatico. E bisogna alleggerire, bisogna
farli riposare e bisogna pulire, perché c'è stata quella malattia che mi ha creato quella specie di fuligine. Sì, fuligine. Un po' di... tutto nero sui rami, sulle foglie. Per cui bisogna pulire. Sì. La logica. Ho detto non mi toccate gli alberelli, sì, perché guai a voi, vi ammazzo, non me li toccate. Per cui hanno potato. Io le faccio i complimenti, grandi, perché lei ha cominciato a osservare e a ragionare. Si parte da quella, ha fatto benissimo. Le piantine giovani che lei ha visto, è tutto giusto quello che ha detto, sia per le piante piccole che le grandi. E ma le posso volevo aggiungere. Dire, questi grandi... Ogni anno, fino a quando io non ho avuto la potatura questo mese, sì, tutti i rami mi sono sempre scesi. C'è un termine di questo luogo che è bellissimo, che quando veniva la gente con una certa età, mi dicevano, si complimentavano, perché mi dicevano ma guarda come scendono i rami per terra, sono pieni di frutti, sì, questi enormi... Sì, sì. Grandi che io. Si vede che gli ulivi avevano trovato un equilibrio, nonostante i tagli di 8 anni primi, si erano equilibrati ed erano scesi giù i rami. Tutti i rami, sì, giù. Specialmente adesso... se sono in un terreno bello ricco e hanno vigore. No, non è ricco il mio terreno. Ma bisognerebbe vederlo. Però, comunque le posso dire subito una cosa. Però volevo dirle questo, sì, che ci sono queste le leccine che nascono... crescono, sì. Allora, le leccine, signora, sono piante probabilmente non innestate. Lei sa se sono innestate o no? No, io le ho prese da vivaio. Sì, me le portarono dal vivaio, allora, già pronte. Probabilmente le leccine non sono innestate, per cui non essendo innestate sono rami messi a radicare, rametti messi a radicare. Il rametto messo a radicare si comporta già da ramo, va subito in produzione, resta piccolo e c'ha tutti questi rami che scendono, sì, giù. È un ramo e si comporta da ramo, nonostante vivrà tanti anni ed è una bellissima pianta. È un sistema moderno per produrre olive di piccole dimensioni che producono tanti frutti e che non richiedono tante cure. Però la leccina, il leccino, probabilmente se fatto da talea avrà un terreno che magari è migliore di quello che lei pensa, perché se non fosse un terreno ricco non avrebbe portato frutti o li portava piccoli piccoli, perché il ramo radicato che si comporta in questo modo, se non ha un terreno ricco non fruttifica bene e restano i frutti piccoli. Quindi il terreno sarà migliore di quello che sembra, anche se ci sono delle rocce, può essere ricco di nutrienti e non si vedono ad occhio nudo. Quindi la pianta sta bene. E assumo che siano talee radicate, per questo scendono in quel modo e sono piccoline e basse. Allo stesso motivo gli alberi grandi fruttificavano tutti gli anni. Lei avrebbe potuto con quel ragionamento dire lasciatemi 10 piante senza potate, perché voglio che si stanchino. Voglio vedere quanto saranno stanchi. Ma già da 2 anni fa io dicevo, loro mi continuavano a dire che bisognava potarle. Signora, io le ho tirate ancora. La potatura è una perversione. È una perversione. Perché la squadra... È vero, è una perversione. La squadra... Signora, è una violenza disumana. La squadra ci lavora sulla potatura. E lo so. Se lei non potasse... L'ho pagati pure fa? Molto bene. La faccia loro. Una proprio una violenza di... Sì, però fatta in quel modo è una violenza, perché loro potrebbero fare una potatura leggera tutti gli anni senza ammazzarsi di lavoro e senza ammazzare le piante, perché anch'io poto e sto dicendo e sto parlando della potatura vaso policonico, che va seguita, specialmente i primi 3 anni va seguita, va continuata a portare in quel discorso. Poi nel tempo avrai il vantaggio che ne farai di meno, e se fai di meno potatura fai meno giornate, e io dopo che faccio? Però lei avrebbe potuto fare una cosa e lo può fare tranquillamente, poiché, a suo piacimento. Poiché la logica mia, cioè quella che mi hanno inculcato, era, sì, quella dell'alleggerimento. Nel, sì, momento in cui io non poto, nel suo metodo... No, no, non è che non pota, pota di meno, in modo mirato. Lei non avrà un anno... Dopo 8 anni, lei non avrà un anno in cui starà senza olive per 2 anni, perché adesso saranno 2 anni senza olive. Perché l'ulivo fruttifica sui rami di 2 anni. Questo è dato per scontato e diciamolo, ripetiamo, lo sappiamo tutti. L'ulivo fruttifica sui rami di 2 anni. Se io lo poto completamente o quasi, ricaccia il primo anno, non fruttifica. Il secondo anno ricaccia appena appena, al terzo anno comincia a portare le olive. Quindi 2 anni senza olive.
questo trauma si può risparmiare. Ecco cosa sto dicendo. Si può risparmiare il trauma e si può risparmiare di saltare 2 anni con una potatura più leggera, più accurata, fatta nel tempo, in modo mirato. Quale altra cosa che c'era di vantaggio? Che lei avrebbe fatto bene a continuare la sua osservazione e la sua protesta dicendo: lasciatemi 10 piante senza toccarle, e lo può fare al prossimo ciclo. No, 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 le piante sono sue. Vabbè, se sono sue, a costo di metterci il recinto con la corrente, non ci devono andare lì. Si mette a piantonare gli alberi. Insomma, io scherzo, voglio scherzare per alleggerire la cosa. Io non sono una contadina, se fossi stata una contadina, però lei, io personalmente... Lei, sì, sì, ma lei è la proprietaria e può anche... Sì, signora, lei può buttarla sulla sperimentazione. Sono sue e vuole sperimentare. Non deve fare né quello che le consigliano né quello che le dico io. Ha visto gli ulivi in quel modo? Li lasci in quel modo. Io le dico già che se lei al prossimo ciclo di potatura lo fa saltare, gli ulivi continueranno a produrre indistintamente nel tempo e non avranno nessun anno di stanchezza. Sempre. L'unico problema è che se la chioma è sregolata, avrà le olive sempre più in alto. Produzione maggiore in alto e minore in basso, questo è l'unico problema, ma l'oliva produrrà sempre, né è stanca né va alleggerita, perché qua non fanno nevicate e tantomeno le piante subiscono nessuno stress, perché se la pianta ha prodotto quei rami, significa che li poteva mantenere. La pianta non è stupida, non fa rami in più alla sua forza che ha nel terreno, ecco perché si parla di equilibrio. Noi cerchiamo di dare un equilibrio con una forma che sia quella più vicina alle nostre esigenze e quella dell'ulivo. All'ulivo gli piace avere la luce su tutti i rami, piramide, perché quella è la forma con tutta la luce su tutti i rami. Le altre forme non ne danno luce, anche se svuoti dentro, ma hai un trapezio all'esterno, se è largo sopra, sotto sarà ombreggiato. Quindi non puoi discutere su questo. Mi riferisco all'eventuale potatore che ragiona in termini diversi. No, perché io passo per ignorante. Signore, lei faccia il suo lavoro, che il nostro lo facciamo noi. Si assicura tranquilla che sistemiamo noi in 2 anni. Può provare. Io la invito a provare lasciando gli alberi così come sono. Li lasci così come sono e poi veda se porteranno le olive, oppure se al 9° anno non porteranno olive e gli alberi volevano potati per forza. Non vanno potati per forza. Io consiglio una potatura che assuma una forma vicina alle esigenze dell'albero, ripeto, e alle nostre esigenze, togliendo sempre di meno. Poi si può anche fare una potatura di ritorno, si chiama però diverso, non è né policonico né drastico come quella né altro, si chiama potatura di ritorno, ritornare la pianta molto in basso. Si va col motosega, si tagliano i rami come di solito viene fatto e si rialleva la pianta da capo con una forma di cono per ogni branca. Si fa questa potatura di ritorno per esempio quando ci sono delle carie evidenti, grosse, e si rischia che l'albero può spezzarsi anche sotto il peso dell'operatore quando va a raccogliere o per una forte ventilata. Ma la potatura di ritorno viene fatta solo in casi di estrema necessità, perché l'albero magari è instabile, è cresciuto troppo da una parte, meno dall'altra, per riequilibrare la chioma. Si può fare tutto quello che vogliamo, tanto l'albero non piange, non dice niente, non si lamenta e gli va sempre tutto bene. Però poi siamo anche noi che ne paghiamo le conseguenze quando saltiamo degli anni di produzione e soprattutto produciamo dei tagli, delle ferite alla pianta inutili, perché poi quei tagli lei spero le abbia disinfettate. Spero. Come faccio ad arrivare tanto in alto? Sono almeno 20. Doveva dire ai signori che almeno avrebbero disinfettato gli attrezzi, visto che ci sono arrivati a tagliare. Hanno disinfettato gli attrezzi? No, ma qua no. Perché devono disinfettare? Gli attrezzi, signore. Gli attrezzi. Con un potente mezzo a disposizione di tutte le casalingue, acqua e candeggina. Perché se lei opera in una sala chirurgica, sa benissimo, ho per sentito dire, o senza essere un medico, gli attrezzi trasmettono malattie in un modo pazzesco, più di quello che immaginiamo, solo che le malattie su un essere vivente animale, uomo, animale, si sviluppa in 15 giorni una setticemia, alla pianta ci può mettere anche 3 anni. E dopo 3 anni nessuno
mette la mano sul fuoco e dire che siccome hai potato 3 anni fa c'era qualcuno con un attrezzo infetto che aveva potato un ulivo dall'altra parte, oppure un tuo stesso ulivo infetto l'ha passato a tutti quanti gli altri. Provi a chiedere cosa fanno chi pota le pesche nelle piantagioni serie o i kiwi nelle piantagioni serie. Ogni pianta scendono, disinfettano gli attrezzi in acqua e candeggina o acqua e solfato di rame. Basta intingere e tirare le lame, non è che bisogna stare là a pulire. Intingere, tirare e sali su un'altra pianta, obbligatoriamente, perché le pesche sono soggette a virosi e malattie molto infettive. O questo o se no non si fa. Cioè, lì gli operai lo devono fare obbligatoriamente perché ci sono delle infezioni molto gravi. Le infezioni dell'ulivo, fino ad oggi, non sono così gravi perché la rogna ci mette 3 anni per venire fuori, i funghi possono venire fuori anche dopo 10 anni, tanto queste malattie si diffondono per spore, le spore sono semi piccolissimi chiusi in dei gusci resistenti al calore, alla temperatura, al freddo, entrano al contatto nella ferita e ci rimangono tutto il tempo che vogliono. Quando la ferita magari comincia a marcire, il legno comincia a seccare, la spora si attiva perché trova le condizioni di umidità sufficienti, germina e si infila nel legno e comincia a produrre carie, per esempio. È possibile disinfettare dopo 6 mesi, un anno? Sì. È possibile disinfettare sempre, perché se c'è stata una potatura o se non ci sono mai state potature, ci sono grossi tagli, un passaggio con solfato di rame può essere utile, ma può essere utile andare a disinfettare magari le piante che vedi che hanno già della rogna o troppe carie. Disinfettare i tagli non è sbagliato, è come disinfettare i tagli e le ferite a qualsiasi essere vivente. Io ho fatto la potatura in questo campo di terrazzi con i lupini, sì. Qua, c'erano tutti gli ulivi, giustamente per quello non andavo a raccoglierle prima perché erano rinsecchiti sotto, sì. E molto vigorosi sopra, vigorosi sopra. Sì. Allora mi sono rivolto anch'io a un altro macellaio che le ha potato, le ha abbassato un po', no? Però quello la stessa monottosega. Ripeto, sì, non voglio creare confusioni perché è una situazione complicata e difficile da accettare. L'albero si può abbassare, si può potare, si può fare tutto, ma vanno rispettati gli apici di crescita, cioè non gli va tagliata la testa completamente. Rimanere una punta su ogni ramo. La punta può essere anche un ramo alto 50 cm più alto di tutta la chioma. Domani spero di trovare delle piante e farvelo vedere. Questo... sono tutte quadrate le piante normalmente. No, ecco, quella è la forma, tutta quadrata, non è quadrata, perché si dice che chi nasce tunnel non muore quadrato. quella è data rotonda, appuntita, non può morire quadrata. Non ci resta quadrata, infatti si arrotonda un'altra volta e per arrotondarsi si chiude dentro. Ecco perché poi escono quei polloni all'interno, si chiude dentro perché poveraccia cerca di rifarsi una punta da qualche parte. E il principio vale per tutte le piante, chi più chi meno, ma hanno tutti bisogno di apici. Anche i peschi e gli albicocchi che vengono potati tutti gli anni in modo abbastanza drastico, perché loro purtroppo hanno esigenze diverse, vengono lasciate delle branche più o meno così a Y, con dei piccoli rametti tutti storti sulla punta. Quelli sono gli apici. Lì gli apici ci sono e vengono lasciati in un modo tecnico così perfetto che non si notano nemmeno. Sembra che è stato tutto potato e basta, ma chi lo fa il servizio lo sa bene che ci sono degli apici. Il ramo rimane sempre della stessa lunghezza, specialmente alle pesche e alle albicocche che vengono allevate sotto tendoni. Sotto il tendone non può arrivare dove vuole lui, viene mantenuto tanto quanto il tendone e l'apice ogni 2-3 anni viene ritornato più in basso. Si taglia 1,50 m di apice e se ne lascia un'altra piccola punta che è già stata magari allevata in precedenza ed è stata già preparata ad andare verso l'esterno. Questo giochetto con le punte risolve un sacco di problemi e diventa un giochetto, diventa veramente una cosa simpatica, perché poi io mi diverto a vedere le piante dove hanno gli apici, dove bisogna lasciarle e quali bisogna lasciare per gli anni successivi. Ecco, la cosa principale della potatura che volevo spiegare è questa, che la potatura non è un'azione definitiva nel tempo, non è che io poto adesso e poi abbandono 8 anni, no, non funziona così, perché quella non è una potatura, è soltanto un sistema drastico di punizione che passa sugli ulivi come un flagello. Non è così, la potatura o la fai sempre, la segui, oppure meglio non farla mai, specialmente sugli ulivi che non hanno tanto bisogno qui che non nevica e non ci sono altri problemi.
Pesche e albicocche sono cose a parte. Un'altra pianta che non gradisce essere potata mai e va benissimo sono i ciliegi, i noci, i castagno. Si tolgono i rami secchi, i limoni e gli agrumi non si potano. Però vanno fatti con molta attenzione perché pure lì negli agrumi va fatta una potatura molto particolare perché se superi un certo quantità di rami tagliati escono troppi polloni e non portano più i frutti. Quindi è un'operazione sempre delicata. Nel dubbio è meglio lasciar stare. Nel dubbio è meglio formare degli apici, magari, e poi lasciar stare che la pianta si regola da sola. Questo perché? Perché le piante... alle potature reagiscono sempre male nel senso che dove andiamo a tagliarle li ricacceranno di più e si vede benissimo con queste piante che vengono capitozzate e poi la vegetazione scappa tutto in alto. Quindi con le potature bisogna fare un po' attenzione e si può provare, magari all'inizio provare con piante più giovani che è più facile. Io domani spero di farlo sia su piante giovani che piante grandi, però vi assicuro, già lo so, su piante grandi è difficile capire e vedere perché sono alte, hanno già rami scomposti, disordinati. Se troviamo piante un po' più giovani, piccoline, sarà più facile fare questo ragionamento. Sì. Una domanda, per quanto riguarda invece il periodo della potatura, l'ulivo è sempre verde, sì, ed è un conto, ad esempio invece con il mandorlo vai in letargo, io mi ritrovo a leggere testi che dicono se in letargo può essere più attaccato da determinati batteri, quindi non capisco bene se farlo quando è in fase vegetativa o meno. Allora, la risposta è questa, semplicemente quando tu vai a potare, l'entità della potatura è proporzionata alla quantità di possibilità di attacchi di malattie. Se poti, in qualsiasi periodo che tu poti, fai dei tagli molto grandi, devi disinfettare, perché sia se è estate sia se è inverno può esserci un attacco di malattie. È perché la ferita che è grande, non è il periodo, è la ferita. Se tu, per esempio, vuoi vedere degli alberi con un piccolo sfoltimento, puoi fare anche quella che si chiama potatura verde. Vai a luglio... anche per il mandorlo si può fare a luglio nei polloni interni, li vai a togliere con delle forbici a luglio, fai piccoli tagli su dimensioni sottili come quella di un dito, non crei grossi problemi, non c'è bisogno di disinfettare, però io consiglio, è solo un consiglio, disinfetta almeno l'attrezzo e non disinfetti i tagli, ma se fai tagli già più importanti di diametro di 4, 5, 8 cm di diametro col seghetto, quindi consigliabile disinfettare i tagli al di là di qualsiasi periodo. Periodo di potatura e orientativamente per le piante che perdono le foglie va fatto nel periodo di riposo, quindi è giusto potare il mandorlo quando non ha le foglie o a fine produzione, però io lo farei quando non ha le foglie perché con il clima che è un po' imbizzarrito può succedere che tu raccogli ad agosto, poti, l'autunno è troppo tiepido, qualche pioggia, qualche giornata di sole in più potrebbe fiorire. Potrebbe essere stimolato a fiorire, perché il caldo ha un'azione inibitoria sulle piante come il freddo, cioè il caldo lo mette in riposo e il freddo pure le mette in riposo. Dopo il riposo si svegliano. Quindi per sicurezza, per maggiore sicurezza, è meglio potare quando già il freddo è arrivato e sei sicuro che la pianta non può sbocciare, tipo ottobre, novembre. Hai ottobre, novembre, dicembre. Gennaio no, perché comincia a fiorire, ma ottobre, novembre, dicembre puoi potare il mandorlo. I polloni, se sono verdi, succioni con le foglie attaccate, le puoi togliere anche in piena estate, in qualsiasi momento. Sì. Giulia. Tanto sono piccoli tagli e li puoi fare in qualsiasi momento. E ritornando all'ulivo c'è una cosa importantissima. L'ulivo è preferibile potarlo dopo che sono passati tutti i freddi. Quindi quando vi siete assicurati che non ci saranno più gelate tardive. Una volta l'ulivo... Purtroppo una volta e anche oggi viene potato nei periodi morti dell'agricoltura, nei periodi di riposo, perché le persone che potano spesso in quel periodo non hanno altre giornate da fare. Non c'è l'orto, non c'è la vigna, non ci sono neanche altri lavori di diverso tipo, quindi si sceglie gennaio, febbraio e marzo. È micidiale. Gennaio, febbraio e marzo è micidiale perché anche potando a metà marzo, se nella fine di marzo, come quest'anno, ci sono stati dei ritorni di freddo, ad aprile si verifica una gelata, il danno sarà enorme. I danni enormi procurati agli ulivi nel corso del tempo sono ben visibili con tutte le carie che hanno sui rami. Quelle carie vengono da potature fatte in periodi sbagliati e tagli fatti senza criterio. E si formano le carie perché l'ulivo non cicatrizza bene, anzi non cicatrizza proprio.
Altrimenti l'ulivo non dovrebbe avere tutte tante quelle carie lì. Perché martoriato in quel modo? Perché per i tagli e i periodi, il gelo, perché l'albero di solito è molto folto, ecco, potature come quelle di cui abbiamo parlato, ogni 8-9 anni, spogli l'albero nel mese di marzo, lo spogli completamente, quindi una persona che era abituata col cappotto di lano lo metti in mezze maniche e poi lo lasci lì. Una gelata, una notte che la temperatura scende intorno allo zero o sotto zero, poco meno sotto zero, anche di meno uno, fa gelare tutta la superficie della corteccia esposta verso il cielo, perché è quella più tenera e quella più vulnerabile ed è quella che non era protetta, perché dato che prima c'erano i rami non era cresciuta al sole e quindi era delicata, come le nostre scottature solari quando ci togliamo la maglietta la prima volta. Così succede agli ulivi con il freddo, basta una gelata, si scotta e non si vede niente. Dopo qualche mese un occhio attento ed esperto se ne accorge che la corteccia cambia colore e si comincia a sollevare. Dopo un anno se ne cade. Quando cade la corteccia dopo un anno, non si pensa che il danno è successo nel mese di marzo. Si pensa che ci sia qualche attacco imminente di parassiti e quant'altro. No, purtroppo i danni alle piante si vedono in tempi molto lunghi, perché sono vegetali, reagiscono lentamente e purtroppo non hanno la capacità di esprimersi con noi, di relazionarsi velocemente. Dobbiamo essere noi a cercare di capire qual è l'esigenza della pianta, perché sta soffrendo e perché ha emesso certi segnali, altrimenti diventa complicato. Un passaggio veloce e grossolano in un frutteto diventa complicato anche per un esperto. Bisogna perderci del tempo a guardare sotto le piante, a inchinarsi con le ginocchia a terra e vedere se ci sono larve, se ci sono insetti nel tronco che scavano e se c'è qualcosa sui rami da qualche parte. Bisogna perderci del tempo a osservare. Lo può fare chiunque, non è questione di esperienza, non è questione di essere esperti, dottori o meno. L'intuizione e la pazienza, intuizione e pazienza, grazie, intuizione e pazienza. La signora aveva avuto già un'intuizione e non le è stata possibile seguirla, ma quell'intuizione lei, io gliela consiglio di seguire, di lasciare i suoi alberi in pace per vedere cosa succede. Voglio vedere, provare, sperimentare, mi è concesso, sono miei, poi 10 piante, lo faccia su almeno, se ne ha qualche centinaio. Sì. Noi l'abbiamo fatta in questi anni, sì. No, quello lì è pulitura e sfoltimento, non è il ritorno, sì, è sfoltitura e pulimento. Ok, quella sì, quella potatura lì va bene, si può fare, perché tra l'altro è una potatura leggera. La potatura che consiglio io è proprio di quel tipo, arrivare a fare soltanto pulitura e sfoltimento, che lo puoi fare a luglio, che a luglio sicuramente non becchi problemi di freddo, su pochi rami interni, anche se a volte devi sacrificare qualche rametto che ha qualche chicco d'ulivo, ma se quel rametto è intricato, se quel rametto crea problemi, meglio sacrificarlo con qualche chicco d'ulivo piuttosto che poi riempirlo di bastonate per farle cadere, quando poi non possono cadere, sono troppo intricati. Io le mie olive le potevo a giugno e sono in fioritura. Però con i fiori vado sul sicuro, perché mi regolo bene quali sono i rami più rigogliosi. Poi applico un altro sistema, perché dato che sono mie e a volte posso permettermi un po' di tempo, quando posso intervenire faccio l'incisione anulare. Cioè se ho dei rami belli, grossi, anche di queste dimensioni, ma lisci, tolgo un anello di corteccia. Perché se ci sono dei fiori, blocco la crescita del ramo, ma mando in produzione tutto quel ramo fino alla stagione della raccolta delle olive. Il ramo non cresce più, dove ho fatto l'incisione già escono dei polloni, perché quello è un mezzo taglio, però raccolgo da quella branca magari un mezzo secchio di olive e la taglio al momento della raccolta o l'anno dopo. Va fatta nel tempo un poco alla volta, con pochi interventi, oppure consigliabile non farla proprio per piccole produzioni. Allora, io chiuderei qui, sì, perché sono le 8, domani si parla ancora di potatura, quindi se avete domande e se volete venire ci vediamo qui alle 3:15 e poi partiamo con poche macchine, va bene? Grazie. No, non ci sono più domande, le domande le fate domani, grazie.